Consiglieri, prendete posto cortesemente. Prima di iniziare il Consiglio Comunale vorrei darvi alcune comunicazioni, consiglieri. Facciamo un po' di cosa. Vabbè, facciamo l'appello prima. Un attimo, prima dell'appello, consiglieri, inserite tutte le tessere per cortesia e vi ricordo prima di uscire o per andare al bar o per andare in bagno o per altri motivi, vi chiedo cortesemente di togliere la tessera e rinfilarla. A fine seduta di nuovo vi chiedo di togliere la tessera. Tutto questo ci serve per il verbale elettronico, consiglieri. Ora lasciamo la parola al segretario comunale per l'appello. Buonasera a tutti. Allora, l'appello, Renata Tosi, per il momento sta assente, arrivando. Davide Rosati. Frisotti, presente. Tonti, presente. Angelini, presente. Pellegrino, presente. Maiolino, presente. Mussoni, presente. Galassi, presente. Pullè, presente. Boschetti, presente. Vandi, presente. Bedina, presente. Ragni, presente. Ricci, presente. Testa, presente. Vescovi, non la vedo, Imola, Gobbi, presente. Andruccioli, sì, presente. Gambetti, presente. Allora Conti, assente giustificato, ok, Ubaldi non lo vedo, Del Bianco, presente. E Carbonari. Presente. Allora può procedere Presidente con le comunicazioni. Prego, dottore. Volevo dire due cose, consigliere, prima di iniziare il Consiglio Comunale. Siamo in campagna elettorale, forse qualcuno se ne è accorto, qualcun altro un po' meno, siamo in campagna elettorale, onde per cui consiglieri, anche se noi trasmettiamo lo streaming, perché abbiamo avuto lo streaming, lo possiamo trasmettere, vi chiedo, vi esorto, altrimenti dovrò essere inflessibile nel togliervi la parola, di mantenere i vostri giusti interventi collocati sulla pratica in oggetto questa sera e non fare divagazioni politiche o che possano in qualche maniera influenzare il voto degli elettori che ascoltano il nostro Consiglio Comunale. Questo è un giusto richiamo per poter affrontare bene questo Consiglio Comunale. Ora, ben arrivato signor Sindaco, iniziamo il Consiglio Comunale, non essendoci comunicazioni istituzionali, con la prima pratica all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione di giunta, variazione urgente di bilancio di previsione 2019-2021. Il proponente è l'assessore Luigi Santi. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Questa è la prima variazione del bilancio 2019. Andiamo a recepire alcune richieste da parte degli uffici, in parte ordinaria andiamo a recepire alcune esigenze da parte della Polizia Municipale, andiamo ad aumentare i fondi per il sostegno degli alunni con disabilità nelle scuole di secondo grado, andiamo a contribuire maggiormente per l'inserimento in lavori di pubblica utilità svolti da cooperative di pensionati, questo in parte ordinaria, mentre in parte straordinaria andiamo a evidenziare meglio e ad aggiustare alcuni capitoli di spesa per dare un'accelerata all'avvio di alcune opere fondamentali per la città. Mi riferisco ad esempio al lungomare Goethe che, come sapete, in parte per 1 milione di euro è finanziato con l'imposta di soggiorno per il 2019 e abbiamo finanziato la parte restante mediante mutuo. Abbiamo il prolungamento della ciclabile di Via Veneto, e il chiosco al Parco della Resistenza, la ristrutturazione completa e definitiva dell'edificio in Via Sicilia che oggi ospita i locali del Buon Vicinato. Abbiamo finanziato la riqualificazione dal punto di vista stradale dell'illuminazione di via Orazio e via Virgilio. Per quanto riguarda, mi soffermo poi per quanto riguarda l'illuminazione, perché
Grazie, questa è una nota che vi voglio dire, grazie ai risparmi per i lavori in via Portofino e Castrocaro abbiamo finanziato l'illuminazione nei viali Santa Rosa e Panoramica e sempre grazie a una politica volta ad allocare al meglio le risorse, con i risparmi per la palestra di Via Alghero andremo a finanziare la sistemazione dei giardini della scuola di Riccione Paese, della scuola elementare. Quindi veramente c'è un'attenzione completa e totale all'utilizzo al meglio delle risorse per utilizzare anche le risorse in avanzo per opere importanti per la collettività. Chiediamo quindi un voto positivo da parte del Consiglio. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non essendo citamenti da parte dei consiglieri, Sindaco vuole replicare? E a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto, consiglieri? Non essendoci dichiarazioni di voto, pongo in votazione la variazione di bilancio. Consiglieri, prego, potete votare. Non lo sappiamo, consigliere Pullè. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti, la variazione di bilancio è stata votata favorevolmente. Ora la variazione richiede l'immediata eseguibilità. Quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Un attimo che siamo incartati, Marino. Ecco, via, consiglieri, potete votare, siamo troppo veloci. Consigliere Gobbi, perfetto. Col medesimo risultato, 16 voti favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti, la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto finanziario 2018. Proponente è l'assessore Luigi Santi. Prego, assessore. Di nuovo buonasera. La normativa ci chiede di approvare il rendiconto relativo all'anno 2018 entro il mese di aprile, quindi siamo pienamente nei tempi. E il bilancio 2018, il rendiconto 2018 fa parte di un percorso, di un primo percorso completo da parte della nuova amministrazione Tosi. L'insediamento, come sapete, è avvenuto a metà del 2017 e il bilancio 2018 è il primo bilancio vero e costruito interamente da parte della nuova amministrazione. E abbiamo già visto in sede di presentazione in commissione che il bilancio 2018, il bilancio di previsione e quindi anche il rendiconto hanno avuto poche variazioni di bilancio, quindi il lavoro che è stato fatto all'inizio da parte degli assessori, da parte dei settori, dei dirigenti e dei consiglieri è stato molto proficuo perché siamo riusciti già a fine 2017 a stimare per lo più le risorse necessarie per l'esercizio 2018. Abbiamo proceduto, mentre nel 2017 ci eravamo dedicati a correggere alcune problematiche che erano sorte anche dalla gestione commissariale, ricordo lo stop agli aumenti dei passi e degli accessi carabili, ricordo la diminuzione del 4% della TARI che era stata invece posta in essere dal commissario, qui invece nel bilancio 2018, il rendiconto 2018 tiene conto non solo delle promesse elettorali ma anche della linea che questa amministrazione ha voluto portare avanti fin dall'inizio. Quindi abbiamo proceduto subito ad eliminare l'addizionale IRPEF, che è un'imposta che grava soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati. È un'imposta molto semplice perché permette di avere cassa con certezza, nel senso che le trattenute vengono naturalmente maturate in busta paga, quindi i lavoratori dipendenti e i pensionati si trovano detratti in busta paga e questi importi sono stati oggetto da parte di altre amministrazioni provinciali di aumenti in questi mesi, mentre questa amministrazione si è confermata nel 2018 con appunto l'abolizione, si confermerà nel 2019 come unica amministrazione della provincia a non applicare questa tassa.
Abbiamo nel 2018 inoltre ridotto dell'1% la Tari, ridotto i diritti di segreteria, abbiamo ridotto anche la monetizzazione, ridotto gli importi di monetizzazione per gli standard relativi agli interventi edilizi, per esempio i parcheggi, per incentivare ancora di più la riqualificazione. Abbiamo riportato le tariffe dei passi carrabili a quello che erano nel 2016, quindi annullando definitivamente quegli aumenti che avevano trovato grande protesta e grande clamore in città. E abbiamo durante l'anno applicato un nuovo regolamento insieme, maturato insieme agli uffici, insieme alla dottoressa Farinelli, che ringrazio per il suo lavoro sempre preziosissimo, insieme a tutti i dipendenti comunali e tutti coloro che lavorano nel settore, un regolamento nato dall'esperienza, quindi dalle difficoltà nella riscossione di un tributo, in particolare che la Tari, che rappresenta un po' il tallone d'Achille per tutte le amministrazioni. Questo regolamento, che è stato oggetto anche di interesse da parte di altre amministrazioni a livello nazionale, io stesso ho avuto contatti con amministrazioni del nord, del centro, del sud Italia, anche di diverso colore politico, ha permesso di ridurre sensibilmente l'evasione fiscale già nel 2018, e già in commissione abbiamo visto una riduzione significativa di quasi 2/3 rispetto all'anno precedente, considerando anche le rateizzazioni, perché naturalmente coloro che hanno difficoltà economiche possono benissimo rateizzare il tributo, e la rateizzazione non va naturalmente valutata come evasione, ma solo come temporaneità nel rispetto del pagamento del tributo. Abbiamo inoltre proseguito nella politica di riduzione dell'evasione per quanto riguarda l'IMU e per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, e abbiamo avuto dei dati assolutamente importanti anche nella riscossione dell'imposta di soggiorno, con pochissime strutture alberghiere che non hanno adempiuto agli obblighi di legge di versamento e di rendicontazione della tassa, si contano sulle dita di una mano, penso che siano 3 o 4, quindi siamo a livelli veramente bassi. E tutto questo porta anche a buone notizie per quanto riguarda la pressione fiscale per abitante, che nel 2017 ammontava a 1.400 euro per ogni abitante riccionese, è scesa nel 2018 a 1.266 e scenderà ancora nel 2019. Grazie, ripeto, sono dati comunque che provengono dagli uffici, sono dati certi, reali, che ci permettono quindi di poter dire ai riccionesi che non solo in una situazione anche di difficoltà per gli enti pubblici non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini, ma anzi proseguiamo la politica di riduzione della pressione fiscale. Abbiamo già visto la riduzione ad esempio dell'imposta di pubblicità che è stata portata in giunta alla fine del mese di marzo. Contestualmente questo rendiconto porta a una diminuzione del debito complessivo dell'ente e siamo sotto i 72 milioni, 71,8 milioni. Abbiamo avuto anche maggiore liquidità grazie, ripeto, anche alla riscossione dei tributi e per la lotta proficua all'evasione fiscale. Questo ci ha portato a 50.000 euro in meno di spese per interessi sulle anticipazioni di tesoreria. Nel contempo non ci siamo fermati, ma abbiamo dato forza e vigore alle opere pubbliche importanti per la città. Abbiamo finanziato riqualificazioni dal punto di vista energetico dei viali, ricordo l'illuminazione di via Portofino. Abbiamo finanziato la realizzazione della scuola di Riccione Paese, il sottopasso che a breve inaugurerà in Viale Ceccarini. E continua la manutenzione forte e costante sulle strade, che sono una priorità non solo di questa amministrazione ma anche della prima amministrazione Tosi. Ricordo che gli importi sono sensibilmente aumentati rispetto al passato, perché la piccola cura è diventata per noi una grande manutenzione, una manutenzione importante perché viene vista dal cittadino come basilare ed essenziale. Di nuovo ci siamo concentrati sulla riqualificazione della fognatura bianca per fare in modo che non ci sia uno sversamento delle fogne nere in quelle bianche e che quindi il nostro mare sia sempre più protetto. Abbiamo chiesto anche ai cittadini durante il 2018 di adeguarsi con i loro impianti e anche noi stiamo facendo la nostra parte.
la manutenzione poi degli spogliatoi del Nicoletti, il nuovo parco degli Olivetani, il riscatto del Play Hall che sta avendo un grande successo e sta ospitando e ospiterà numerosi eventi in questa primavera e nei prossimi mesi. E tutto questo porta a un rendiconto con un avanzo disponibile di 1.320.000 euro, con 600.000 euro che verranno destinati, oltre a questo 1.320.000, verranno destinati per la riduzione del debito, quindi la soppressione dei mutui con tassi più elevati, come è stato detto anche in commissione dalla dirigente. 236.000 euro saranno riversati negli investimenti e i fondi sono assolutamente congrui e sono attestati sui valori di legge. Infatti anche i revisori dei conti hanno attestato l'assoluta bontà di questo rendiconto. Quindi in sostanza anche noi abbiamo avuto riduzioni di trasferimenti. Anche noi abbiamo avuto delle problematiche importanti perché l'ente pubblico nazionale ha riversato da tanti anni sui comuni tagli alla spesa piuttosto elevati, però non ci siamo lamentati, abbiamo cercato di fare con i mezzi nostri, abbiamo cercato di razionalizzare le spese, abbiamo cercato di recuperare i soldi dall'evasione fiscale, abbiamo controllato il bilancio come un bilancio familiare attraverso l'aiuto, ripeto, essenziale della dottoressa Farinelli e degli uffici, ma anche il contributo prezioso degli assessori, che ringrazio, e dei consiglieri comunali che hanno sia nel 2018 che per il bilancio 2019 fatto un esame attento ed appropriato di ogni voce di bilancio, permettendo veramente di portare all'attenzione di quest'Aula un documento certo e veritiero. Quindi nel ringraziarvi vi chiedo un voto favorevole. Grazie Assessore. Come sappiamo, essendo pratica di bilancio, i tempi di discussione sono doppi. Quindi 20 minuti per l'intervento principale, 10 minuti per l'intervento personale. Quindi, consci di questa notizia, consiglieri, prego, potete intervenire, chi è interessato. Consigliere Ricci, è l'intervento principale, consigliere? Un attimo, che le diamo la parola. Sì. Prego, 20 minuti. Questa sera andiamo a deliberare l'approvazione del rendiconto finanziario dell'anno 2018. Mentre il bilancio di previsione ha il compito di dare autorizzazione all'inizio di ogni anno delle spese che i singoli assessorati potranno sostenere e il compito di garantirne le adeguate coperture finanziarie, il rendiconto di gestione o bilancio consuntivo ha la funzione di documentare e certificare alla fine dell'anno le entrate e le spese effettivamente sostenute. Viene deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo e comprende il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il risultato di amministrazione 2018 è stato di 13.205.000 euro rispetto agli 11.769.000 del 2017. Si tratta di un risultato sia dal punto di vista finanziario che economico non solo buono, come ha detto moderatamente la dottoressa Farinelli nella sua presentazione, ma addirittura ottimo. Il conto economico 2018 è migliorato rispetto al risultato d'esercizio del 2017 e ha realizzato 8.157.000 euro. La giacenza di cassa è risultata al 31/12/2018 di 9.165.000, a fronte di 7.971.000 del 2017. E l'anticipazione di tesoreria ha subito una sensibile diminuzione. Nel 2016, infatti, era stata corrisposta per 3.907.000 euro, impegnando 237 giorni di utilizzo. Nel 2017, per 4.035.000 euro e 135 giorni di utilizzo, mentre nel 2018, per 1.988.000
euro, impegnando solo 39 giorni di utilizzo. E questo ha comportato un risparmio in interessi di 50 milioni in meno. Questi risultati sono stati possibili perché l'amministrazione si è adoperata per rimuovere le cause delle temporanee mancanze di liquidità, introducendo il nuovo regolamento Tari e grazie anche a pagamenti più puntuali dei contribuenti. Esaminando le entrate correnti dei proventi di natura tributaria, questi ammontano a 44.875.000 euro, circa 2 milioni in più dell'accertato del 2017. L'imposta municipale propria, IMU, è stata di 19.428.000, di cui riscossi in competenza 16.500.000 per 84,9% e in conto residui 1.954.000 che portano ad un totale incassato del 96,7%. La tassa smaltimento rifiuti, Tari, ha visto un sensibile aumento dei pagamenti che hanno ridotto di molto l'insoluto. Stanno arrivando in questi primi mesi del 2019 ulteriori pagamenti di competenza 2018 ed è un dato molto significativo in controtendenza rispetto al passato. L'imposta di soggiorno accertata è stata di 4.221.000 e considerato che l'aumento dell'imposta è decorso dal 1 maggio, si può con tutta attendibilità contare nel 2019 su un importo di 4.500.000. La riscossione in conto competenze nel 2018 è stata di 3.577.000 per 84,7% e quella in conto residui di 518.000 euro per il 12,3% e un totale di incasso del 97%. Grande merito va riconosciuto alla squadra amministrativa del Comune che ha lavorato con capacità e decisione al recupero dei crediti e personalmente ho potuto constatare di amici cominciare a preoccuparsi e girare per gli uffici comunali. I residui attivi e i residui passivi del bilancio prima del loro inserimento sono oggetto di un'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella ricognizione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e della loro corretta imputazione in bilancio. Possono comunque presentare margini di aleatorietà riguardo alla sovrastima di quelli attivi e alla sottostima di quelli passivi. Pertanto una quota di euro 8.650.000 è stata accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, quale strumento per rendere meno incerto il risultato di amministrazione. Un secondo accantonamento di euro 1.076.000 è stato effettuato al fondo passività potenziale, nel caso di possibili oneri derivanti da sentenze. Il Collegio Sindacale, a questo proposito, ha chiesto di effettuare un monitoraggio dei contenziosi in essere, con la raccomandazione di verificare nella congruità. L'amministrazione ritiene comunque che il fondo sia sufficiente per far fronte alle cause in corso. Da tenere presente che per le quote accantonate si possono utilizzare solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate. Nel quel caso i crediti sono cancellati dal conto di bilancio e il risultato dell'amministrazione è ridotto di pari importo. La quota dell'avanzo disponibile è di euro 1.320.000 e può essere utilizzata dopo l'approvazione del rendiconto e con provvedimento di variazione di bilancio sia per la copertura dei debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri, finanziamento di spese e investimento, estinzione anticipata di prestiti e anche in parte corrente, purché spese non ripetibili. Tra gli investimenti realizzati ricordiamo la manutenzione delle strade per 1.712.000, il prolungamento del sottopasso di via Ceccarini, la manutenzione straordinaria della fognatura bianca, distinta da quella nera, da realizzare in 5 anni. Il secondo lotto di messa in sicurezza della scuola di Riccione Paese, il riscatto del playoff per 700.000 euro, il secondo lotto del Parco degli Olivetani, inoltre interventi con contributi statali e regionali quali la scuola panoramica e la pista ciclabile a San Lorenzo. A proposito di investimenti, da più parti siamo stati sollecitati per il rifacimento ed allargamento di Viale Venezia. Le zone artigianali interessate muovono un intenso traffico giornaliero che tra l'altro va a ridurre quello del viale Berlinguer
esiste un progetto più ampio con collegamenti che cambieranno il volto di tutta la zona nord di Riccione. Assumiamo però da parte nostra un impegno affinché questa situazione possa essere risolta quanto prima. Nel parco del piano triennale il rifacimento di via Venezia è stato inserito nel 2020 a tutela di imprenditori e cittadini. Qui sarà garantito un viale più largo, più illuminato e meno pericoloso. Da rimarcare in ultimo il basso numero di variazioni apportate al bilancio di previsione, che sta a significare al bilancio consuntivo, scusate, il che sta a significare che le scelte effettuate sono risultate adeguate e coerentemente realizzate. Un grazie va al revisore dei conti per il giudizio positivo espresso, per la ricchezza di tabelle e commenti con cui hanno presentato la loro relazione. Un ringraziamento doveroso a dottoressa Farinella e al suo staff per la chiarezza di esposizione dei dati contabili e per la competenza con la quale tratta una materia così complessa e soggetta a continui mutamenti. Da ultimo, ma non ultimo, un grazie all'assessore Luigi Santi per la sua pazienza e l'aiuto nel comprendere e valorizzare il rendiconto di gestione. Mi rimane un'ultima cosa. Come nonno del Consiglio Comunale, di porgere gli auguri di buona Pasqua a tutti i consiglieri, assessori, presidente del Consiglio, sindaco Renata Tosi, alla dirigente dottoressa Cinzia Farinelli. Che sia una Pasqua di risurrezione, che ci apra un dialogo sincero e produttivo per il bene della città e che ci insegni a metterci al servizio, a risolvere i problemi della gente, incontrarla e parlarci. Buona Pasqua. Ci sono altri interventi? Consigliere Ragni, è l'intervento principale? Presidente, grazie. 20 minuti. Siamo presto. Stasera andiamo ad approvare, per quanto ci riguarda, il secondo rendiconto ed anche quest'anno abbiamo mantenuto la parola data ai nostri elettori. Conti pubblici in ordine, nessun aumento di tasse e tributi locali. Anzi, in alcuni casi sono state diminuite. Come si diceva in campagna elettorale, abbiamo un lavoro da finire. Questa amministrazione prosegue nel lavoro mirato a mantenere un bilancio virtuoso, confermando l'impegno di diminuire la pressione fiscale e quello di recuperare risorse dall'evasione, chiudendo l'esercizio finanziario 2018 con un avanzo di 13.205.726. Questo è stato possibile soprattutto con il recupero dell'evasione fiscale, senz'altro figlio dell'entrata in vigore del nuovo regolamento Tari. Anche l'incremento del numero di presenze turistiche che la nostra città ha registrato nel 2018 ha fatto sì che le entrate delle imposte di soggiorno siano state superiori di oltre 600.000 euro rispetto a quanto previsto. L'eliminazione dell'addizionale IRPEF, la diminuzione dei passi e degli accessi carabili riportati alle tariffe pre-commissario, la diminuzione dell'1% della Tari per tutti, cittadini ed imprese, la riduzione dei diritti di segreteria, tutto questo ci rende orgogliosi. Un dato decisamente rilevante riguarda il debito complessivo del nostro comune, pari a 71.800.000 euro, che rispetto al debito 2014, all'inizio della prima amministrazione Renata Tosi, pari a 79.500.000 euro, ha subito una drastica riduzione. Sul versante degli investimenti tanto si è realizzato, penso alla messa in sicurezza della storica scuola elementare di Riccione Paese, il sottopasso ciclo pedonale di Viale Ceccarini, il secondo lotto del Parco degli Olivetani, il riscatto del Pleol, la manutenzione straordinaria di strade e della rete fognaria di fognatura bianca, i nuovi spogliatoi dalla palestra di Via Forlimpopoli, nuovi impianti di illuminazione pubblica in diversi viali della città e la graduale estinzione del debito residuo del Palacongressi, ridotto di oltre 3 milioni di euro dal 2014 al 2018. Numeri e cifre che, se da un lato ci rendono soddisfatti, dall'altro ci sprona a fare sempre meglio per il bene della nostra città. Il buon senso, la buona politica, la trasparenza, la buona amministrazione dei soldi dei cittadini, la massima attenzione per la città e per le sue problematiche sono nel DNA di questa maggioranza, a cui i riccionesi hanno dato l'onore e l'onere di rappresentarli nel giugno 2017. Siamo qui per questo, siamo qui soprattutto perché abbiamo un lavoro da finire. Ed infine voglio ringraziare
l'assessore Santi, la dottoressa Cinzia Farinelli e tutti gli uffici che hanno lavorato per ottenere questo ottimo risultato. Grazie. Grazie consigliere Ragni. Consiglieri, vi prego, se volete intervenire, altrimenti passo alle dichiarazioni di voto, ma visto che le minacce funzionano sempre. Consigliere Del Bianco. Grazie, buonasera a tutti. Ma allora, diciamo che questo è il primo anno dove noi possiamo andare, il primo momento dove possiamo andare a valutare un anno pieno del secondo mandato del sindaco, quanto 2017 diciamo che era un anno monco, insomma, diciamo così. E quindi qui possiamo valutare anche come questa amministrazione si è mossa sui macro aggregati, insomma, sulle cose che incidono di più. Lo confesso, a me affascina poco il dibattito sull'addizionale comunale, sono pochi euro, mi affascina molto poco il dibattito sulla diminuzione del debito, poi dopo dirò anche perché. Invece vorrei andare un po' su, secondo noi, almeno io ho guardato questo bilancio di rendiconto con un paio di occhi in più, nel senso che leggere il bilancio lo dico per chi assiste, perché non credo che stasera ci sia la diretta, quindi no, per i cittadini riccionesi da casa. Leggere il bilancio di un comune è molto complesso. È molto complesso, è molto articolato, ci sono regole che differiscono in modo netto rispetto al bilancio civile e quant'altro. Quindi non è affatto un esercizio facile. Ci sono obblighi di legge da rispettare, ci sono accantonamenti da fare. Io ricordo che non è colpa di questa amministrazione, noi veniamo da anni di una prima recessione profonda, poi rallentamento, stagnazione, quindi quant'altro. Ci troviamo con milioni di euro di tributi che qui chiameremo crediti di dubbia esigibilità nel complesso da salvaguardare, quindi un'azienda sana lo fa, un bilancio sano di un'amministrazione lo fa, deve tenere delle poste che tra l'altro, ricordo in questa sede, aumenteranno perché dovremo andare a coprire tutte tutti i crediti di quell'entità lì. Non so se adesso siamo intorno al 70%, credo, se non erro, dovremmo arrivare al 100%, correggetemi se sbaglio. Ma a valle di questo ragionamento, io l'ho detto anche in commissione, io credo che non sia... ecco, una nota sul debito. Stasera ho preso appunti perché sono tante cose e a braccio si fa fatica. Il punto centrale è che secondo me noi latitiamo un po' e qui ci manca un po' di coraggio, io dico noi perché poi il bilancio coinvolge tutti, un po' sul lato investimenti. Io ricordo che il Comune di Riccione ha un tasso di indebitamento rispetto ai suoi capitoli di entrata che è molto basso, uno dei più virtuosi almeno del nostro territorio, non arriviamo neanche al 2% e quindi potremmo espandere ancora di più. Ora, la parola debito, per quanto possa sembrare un mantra negativo, parlare di debito, perché poi i media, i giornali ci fanno questo reframe sul debito pubblico come se fosse una tiritera, una cantilena per anni, ma in realtà io ricordo in questa sede che il debito pubblico è la ricchezza del privato. Uno dice, ma cosa stai dicendo? Un debito va ripagato? No, in realtà il debito pubblico, per come la vedo io, ma io ho una scuola di pensiero che non è quella condivisa da tutti, evidentemente, se no non ci sarebbe un dibattito, il debito pubblico per quanto mi riguarda va rifinanziato, non va estinto, perché io devo immettere risorse, le devo rimpiazzare, ma non le devo drenare, non le devo togliere. L'esempio che posso farvi è molto semplice: se io riqualifico completamente la città di Riccione, tutte le case di Riccione, faccio un esempio scolastico, valgono di più il giorno dopo. Quindi c'è un trasferimento di ricchezza patrimoniale quasi immediato. Se io riqualifico tutte le strutture, ho un trasferimento di ricchezza dal debito del pubblico, che è la socializzazione dei debiti, alla ricchezza del privato, che è l'individualità del capitale. Su questo non vi ombra di dubbio, perché lo stesso manufatto messo in una città scarsamente servita, ma lo stesso manufatto uguale messo in una città con servizi di grande qualità, vale di più, ma il manufatto è lo stesso. Se quei servizi li ho fatti col debito pubblico, evidentemente non c'era altra strada, perché alcune opere si fanno col debito pubblico. Ricordo, visto che parliamo di debiti, che l'assessore prima rammentava il fatto
dell'abbattimento di circa 600.000 euro di debito pregresso. Ora faccio un esempio per i non addetti ai lavori. Scusa, diciamo solo consigliere Del Bianco, invito il pubblico a non riprendere, non si può, chiedo scusa. Consigliere, prego, continui, non è solo perché non c'è permesso, scusate. Prego, consigliere. Su uno stock di debito di 72 milioni, se io riduco il debito di 600-700 mila euro, per farvi un esempio, come se avessi un mutuo da 70.000 euro e il mese prossimo in banca vado a dare due rate al posto di una. Cioè la rata del mese dopo mi scende esattamente dell'1%. Quindi così ci capiamo, no? Quindi non ha un impatto finanziario rilevante sulla città, ma anzi probabilmente quei 700.000 euro io, al posto di chi ha costruito il bilancio, li avrei investiti ulteriormente. Poi io lo ammetto, sono poco che sono in consiglio, vado a vedermi le norme contabili e scopro che, vi cito anche la fonte perché oggi anche le fonti, pare che l'articolo, nello specifico l'articolo 56 bis, comma 11, 69/2013, dispone che il 10% degli introiti che il comune incassa dalla vendita di partecipate o piuttosto che di beni pubblici debba essere destinato obbligatoriamente al rientro del debito. Ora, siccome però poi noi dobbiamo finanziare ulteriori opere l'anno dopo, mi viene da immaginare che probabile che io oggi estingo quel debito e poi ne faccio un po' di più l'anno prossimo. Però questa è la mia idea, magari non è quello che succederà. Certo è che ogni volta che io estingo debito pubblico dreno risorse più di quante ne immetto nel sistema. E siccome oggi noi vediamo, e questo avevo tentato di seguire un canovaccio, ma è difficile, e siccome noi in questo momento non dobbiamo drenare risorse al sistema, ma dobbiamo metterle, io ricordo che questo governo le prime due cose che ha fatto, anzi una delle prime, è togliere il patto di stabilità, quell'assurda tagliola messa dai governi precedenti che faceva sì che un comune virtuoso si trovava nelle condizioni di dover risparmiare per quello spendaccione. Ora noi, tutto sommato, al di là delle poste che abbiamo detto prima, in realtà potremmo fare molta più espansione e quindi per effetto anche trascinamento creare un circolo virtuoso. Mi spiego meglio. L'amministrazione pubblica, soprattutto su certi investimenti che secondo me andrebbero fatti, lasciamo stare il merito di quali nello specifico, che sarebbe un discorso troppo lungo, può fruire anche di piani di ammortamento fino a 29 anni. Ora, un debito di 10 milioni, che significa un investimento da 10 milioni, si ripagherebbe con 350, forse 400 mila euro di capitale e interessi all'anno, ma quello sbloccherebbe probabilmente tanti altri cantieri intorno a quell'investimento. Si chiama effetto moltiplicatore. Se io contraggo come Italia, contraggo come regione, contraggo come comune, lo fanno anche invece i comuni che potrebbero espandere, poi non ci dobbiamo meravigliare come mai in una delle ultime rilevazioni che ha fatto questo governo centrale ci troviamo con quasi 100 miliardi fermi nelle amministrazioni pubbliche. Cioè noi abbiamo 8 finanziarie, 7 finanziarie ferme negli enti locali, regione, provincia, comune. Ora, sti denari sono quelli che ci consentirebbero anche come bilancio statale di fare meno deficit, ma qui entreremo in un discorso troppo lungo. Quindi io sono fortemente critico rispetto al fatto di, soprattutto in una fase di rallentamento economico, tagliare il debito. Poi uno potrebbe dire: dove trovi le risorse per coprirlo? Ci sono tante strade, ci sono comuni che pensano di aumentare le addizionali comunali, noi le abbiamo tolte, ci sono comuni che pensano di spendere meno su alcuni capitoli di spesa, ma io credo che trovare lo spazio di bilancio per finanziare 15 o 20 milioni di investimenti in più, anche perché tra l'altro lo ricordo in questa sede, la copertura di gran parte degli investimenti il comune la deve fare vendendo il patrimonio pubblico, le famose dismissioni, che mi pare di capire procedono però un po' a rilento, ma soprattutto procedono, soprattutto per quanto riguarda i cespiti immobiliari, necessariamente su valori che sono molto lontani dai previsionali. Quindi o quella differenza la si compensa con una strategia, come ho appena detto, quindi trovo spazi per nuovi ammortamenti, faccio ammortamenti molto lunghi, o altrimenti la vedo dura che la città parta con investimenti importanti.
un anno prima o due anni prima è sostanzialmente differente, perché poi l'effetto trascinamento, lo ridico, porta con sé tanti investimenti di privati. A quel punto io ho anche ulteriori poste in entrata, che non sono ripetibili, però le ho, perché se io rifaccio, faccio esempi molto semplici, se io rifaccio completamente la zona porto di Riccione, è molto facile che chi ha delle attività lì intorno mi segua e faccia degli investimenti che oggi sta procrastinando. Non la posso determinare, ma ci sono studi coefficienti che ti possono dare un'indicazione relativo a quanto muovo nel privato se il pubblico si muove. Sarebbe troppo lungo continuare qui, però il concetto che vorrei che passasse è quello, ed è importante, perché fare gli investimenti prima aiuta tutta la città, anche i posti di lavoro, la ricchezza, il commercio, l'indotto, sono tutte cose collegate lì, quindi sono molto critico e contrario alla riduzione del debito. Poi vedremo l'anno prossimo se, come ho detto prima, quei 700.000 euro non me li trovo sul debito nuovo, perché allora a quel punto è un'operazione di facciata e basta. Quello che rilevo, facendo un confronto anche con comuni simili, ho un dato che non è molto aggiornato, ma siccome le spese sono abbastanza vischiose, cioè sono le spese complessive di un ente, non è che cambino radicalmente da un anno all'altro, ho consultato una banca dati e ho preso a riferimento alcuni comuni, non uguali a Riccione, però simili, ho preso a riferimento Sant'Arcangelo di Romagna, Cervi, Bellari, Gioia Marina, ok? Senza stare a... Non ho visto, guarda, non c'è una questione di colore politico. Ho preso comuni vicini a noi con più o meno gli abitanti che abbiamo noi. Bellari Gioia Marina fa 19.000 abitanti, Cervia ne fa 29.000, e Sant'Arcangelo ne fa 22.000, non c'è un altro test uguale. Però per capirci, noi pare che abbiamo una differenza molto importante nel costo complessivo della macchina. Siamo quasi sopra di un 30% nel costo della macchina complessiva rispetto a questi comuni, che è pur vero che non sono perfettamente comparabili, ma un 30% è importante, tant'è vero che adesso con questa riforma delle pensioni io mi domandavo sti giorni quanti usufruiranno per esempio di quota 100 per, tra l'altro, uscire dalla PA prima. Sarebbe interessante affrontare questo dibattito, perché il comune di Riccione è moltissimo personale, poi non so il tasso di anzianità, non è questa la sede per approfondire, però rilevo che c'è un costo della macchina molto elevato. Questo a prescindere dalla qualità del servizio. Io ho rilevato, senza fare i nomi, se no faccio pubblicità, comuni che hanno un costo della macchina inferiore alla nostra con una qualità di alcuni servizi ben superiore. Però non è questa la sede di dibattimento. Però rilevo che un 30% di differenza implica che forse devo far lavorare meglio la macchina, se non altro per mettermi al livello più alto dei servizi, perché ridurre i costi del personale è molto complesso. Non è colpa della sindaca. Però, sinceramente, questo è un dato da rilevare, bisogna dirlo, perché non è un anno che governa la sindaca, ma a parte una parentesi di 6 mesi, è ormai sono 5-6 anni. No? 5, corretto. Quello sul debito l'ho detto. L'anticipazione di cassa si è ridotta, evidentemente, qui faccio i complimenti perché era corretta la rimodulazione dell'incasso dei tributi, perché quella evidentemente ti fa usare di meno il fido di conto corrente, così ci capiamo. L'anticipazione di cassa è un fido di conto corrente che l'Istituto di Tesoreria mi dà per anticipare quello che io incasserò come i tributi. Se io rimodulo le scadenze utilizzo di meglio l'anticipazione di cassa, e 50.000 euro sono soldi buoni, e quindi quello è molto facile che l'anno prossimo me li ritroverò. Quindi dicevo, efficientamento della spesa, e chiaramente questo è un elemento fondamentale, ma quello che è il punto, quindi questo è il contorno, quello che è il punto che a me mi tocca rilevare è che evidentemente non c'è un equilibrio fra le entrate correnti e le spese correnti. Perché io rilevo 1 milione di euro di avanzo presunto, praticamente in sede di bilancio di previsione, hanno sostanzialmente, si è, adesso chiaramente la città fa interventi, i privati fanno interventi, si generano oneri di urbanizzazione. La gran parte di questi oneri vengono destinati, tra virgolette, usavo un termine forte, un po' ipotecati e congelati per l'equilibrio del bilancio corrente.
non tanto per gli investimenti, che sarebbe la sua normale destinazione. Questo da dove ne deriva? Questo dato cosa ci racconta? Ci racconta quello che ho detto un attimo prima, che io per tenere saldo l'equilibrio tendo a questo punto a fare meno debito e a questo punto però quelle partite straordinarie le metto nell'ordinario. Questa è una riflessione importante da fare. E l'anno prossimo difficilmente migliorerà, perché? Perché dovranno accantonare di più, ma non per una scelta di questa amministrazione, ma perché è un obbligo di legge, riguardo al capitolo degli oneri, delle spese, perdonatemi il lapsus, delle tasse che difficilmente, dei crediti che difficilmente riuscirò a incassare fino al 2020, dove al 2020, secondo questo, diciamo, questa scaletta, dovremmo arrivare al 100%. Dopodiché questo fenomeno dovrebbe anche in qualche maniera rientrare, anche per effetto non della politica del comune, ma perché si spera che la gente poi vada a rateizzare, a chiudere, a sistemare delle partite vecchie. Quindi questo è un po' un nodo. Ora, come se ne esce? Io ritengo che l'amministrazione dovrebbe avere un atteggiamento più coraggioso sul lato investimenti. A costo anche, con una condivisione corretta con il cittadino, anche di reintrodurla l'addizionale comunale. Non al buio, perché signori e signori, se io spiego che con 15 o 20 milioni realizzo, non adesso, cioè non fra 4 anni, non fra 5, ma prima delle opere importanti, io sono anche disponibile a compartecipare al finanziamento. Uno strumento potrebbe essere una reintroduzione chiaramente non bulgara, intendiamoci, perché è giusto che paghi chi ha di più e venga magari salvaguardato chi ha di meno, ma banalmente con uno 0, nulla, così ci capiamo, che se io lo tolgo non mi cambia nulla, ma se lo introduco posso fare 1, 2, 3, 4, 5 investimenti importanti, anche compartecipare con questa risorsa al finanziamento delle opere. Io sarei personalmente per espandere il bilancio pubblico da un punto di vista di leva, quindi di debito, e di razionalizzare la spesa corrente ed eventualmente, se il progetto è condiviso con i cittadini, anche di reintrodurre l'addizionale. Però sono scelte di politica economica del piccolo. Quello che a me mi interessa far cogliere ai riccionesi è che questo bilancio è stretto, è un po' così, non hai grandi spazi di manovra se non fai quello che peraltro potresti fare, però con un combinato disposto che deve essere una sintesi politica a dire quale è giusto e quale no. Ma non servirebbero tanti denari, perché ripeto, l'amministrazione può spalmare investimenti per periodi molto molto lunghi, così che l'importo da pagare è molto leggero, ma quell'effetto leva creerebbe più sviluppo, più cantieri, più riqualificazione, più posti di lavoro, una città che si riqualifica anni prima. È chiaro che lo devo condividere con la cittadinanza, perché a nessuno piace vedersi magari un servizio leggermente tagliato o un euro in più da pagare di tasse. Lo faccio se so per cosa servono quei denari. Cosa che la politica vecchia invece ha trascurato, perché c'era un rapporto estremamente fiduciario. Il rapporto fiduciario deve essere ricostruito, ma le persone sono abbastanza intelligenti per capire, se glielo si spiega, che certe cose servono, ma non al singolo, servono alla comunità. Tra l'altro questo amplierebbe tantissimo la riqualificazione infrastrutturale più accelerata, amplierebbe tantissimo la platea di chi riqualifica in città. Quindi accelererebbe molto i tempi. Quindi il comune si troverebbe nel punto virtuoso dove aumenta il debito, ma le sue entrate aumentano in modo più che proporzionale rispetto alle rate da pagare. Questo è il nostro punto di caduta. Noi riteniamo che in questo momento qui, e il governo centrale Roma spinge in questa direzione, assolutamente, perché il dibattito su quanto deficit fare, che è durato 4 mesi, è proprio nasce dall'esigenza di... Il fatto che sono stati elevati, se non ricordo male, a 200.000 euro gli impegni di spesa senza bando, che prima erano a 40.000 euro, vanno in quel senso lì. Quindi questo è un governo che dà ampia copertura a un comune che dice: ho un progetto ambizioso, esco dal mio seminato, perché io ricordo che
come ho detto prima, il bilancio pubblico e la richiesta, il debito pubblico è la richiesta del privato, fatta in una certa maniera. Questo è un tema che va sdoganato. Chi vuole le amministrazioni pubbliche in contrazione di spesa le vuole perché a quel punto lui assume un peso predominante nella città, nelle comunità, eccetera, eccetera. Perché si vuole a tutti i costi sostituire, perché il privato è bello, il pubblico è brutto, perché il privato è razionale, il pubblico sperpera. Bisogna uscire da questa logica, perché adesso Confindustria chiede gli investimenti. Io mi domando come mai non li chiedesse 5-6 anni fa. 5-6 anni fa chiedevano i tagli, chiedevano la spending review, adesso vogliono gli investimenti. Allora, facciamoci furbi, anticipiamola la crisi, perché dopo 10 anni che il mondo espande arriveremo in crisi. La si anticipa promuovendo delle iniziative che portino l'ente ad anticipare gli investimenti. Ricordo, come ho detto prima, che il Comune di Riccione ha spazio di manovra, ha spazio di razionalizzazione nelle spese. Diffidate sempre da chi vi dice riduco il debito perché è un vantaggio, perché in realtà l'effetto a livello macro è negativo e non è positivo. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Pullè, l'intervento principale? Sì, Presidente. Prego, l'intervento 20 principale. Minuti. Ringrazio, non sapevo che il consigliere Del Bianco fosse ordinario di economia politica, ringrazio per la lezione. Io non ho capito nulla. L'alunno Pullè, sinceramente, questa sera è un somarello e non ha capito nulla di questa lezione di economia politica. Una cosa ho capito, che nel consigliere Del Bianco batte forte un cuore piddino, probabilmente. Bolscevico pure. Forse bolscevico, effettivamente, bolscevico. Perché quello che ho percepito... Ho detto perché sono le sue parole. Certo. Quello che ho percepito è che noi non dobbiamo guardare i bilanci, non ci dobbiamo interessare ai numeri, ai bilanci, perché dobbiamo investire, indebitarci, fare dei buchi di bilancio e poi vedremo cosa succederà. E questo a Riccione l'hanno già fatto alcune persone piddine e non mi sembra che la strada sia stata una strada maestra, perché ci troviamo con un debito pubblico di 72-71 milioni di euro. Abbiamo, come ci diceva anche la dirigente in commissione, un debito pubblico alto rispetto alla media di quelli che sono i comuni come il nostro, e ogni anno ci troviamo a dover pagare 5-6-7 milioni di ratei di mutuo per la costruzione del Palace e via dicendo. Qualcuno anni fa ha pensato di spendere i nostri soldi, perché i soldi degli investimenti sono i nostri soldi, ha pensato bene di ipotecarli per tanti anni a venire, e noi oggi ci troviamo a dover far fronte a dei pagamenti che sono stati decisi anni fa. In questa maniera non è corretto. Non è corretto fare così, perché si vanno a impegnare anche risorse delle generazioni di domani. Allora, se un po' può star bene, a questi livelli non è corretto. E al di là di quello che ci ha spiegato l'ordinario di, è una battuta chiaramente, l'ordinario di economia politica quest'oggi, io invece vorrei entrare più sul discorso del bilancio. E il Presidente ci ha già detto che non possiamo andare direttamente sulla politica, però purtroppo il bilancio è politica e non possiamo esimerci dal parlare di politica. Perché vedete, quando viene presentato un bilancio come questo, il rendiconto del bilancio 2018 come questo, non si può far altro che dire grazie a chi ha elaborato questo bilancio, alla Giunta, naturalmente all'assessore e naturalmente a tutti i dirigenti e alle persone che lavorano negli uffici. Perché
Noi siamo stati votati con un programma e il programma era quello di ridurre le tasse e non aumentare la pressione fiscale. Capisco che non è il programma delle sinistre, ma è il programma nostro. Noi siamo stati votati con quel programma e in base a quel programma ci stiamo muovendo. Ed è questo che facciamo ogni giorno, ed è questo che si legge anche nelle righe di quelle 250 pagine di bilancio. Perché noi è questo che dobbiamo fare, il mandato che abbiamo ricevuto, è quello di utilizzare i soldi dei riccionesi con la massima oculatezza, con attenzione, come l'ho già detto altre volte, come deve fare un buon padre di famiglia all'interno della propria famiglia. Si spende quello che si ha, ci si può indebitare per quello che si riesce a rientrare, ma non si possono fare investimenti che non ci possiamo permettere, soprattutto visto il grosso carico di debito pubblico che abbiamo. Nonostante questo però, e sarebbe stato facile, è stata richiamata oggi la legge di bilancio, la legge nazionale di bilancio, che ha permesso alle amministrazioni comunali di sbloccare le tariffe e di sbloccare le tasse, di poter aumentare le tasse. Ebbene, il nostro ragionamento è esattamente l'inverso. Noi dobbiamo cercare, con quello che abbiamo, di mantenere le tasse che ci sono e possibilmente di abbassarle. E così ci stiamo muovendo. E vedete, quando si programma un'azione politica o quando si fa un programma politico, si fa per punti. E quando noi, assessore, abbiamo visto negli ultimi mesi dell'anno come voleva questa amministrazione, questa giunta muoversi, abbiamo subito appoggiato questa linea. Soprattutto facciamo proprio degli esempi, andiamo in concreto, perché altrimenti magari il cittadino può non capire esattamente. Quando noi parliamo di riduzione delle tasse e di lotta all'evasione, non parliamo di concetti astratti e lontani dai cittadini, parliamo di aspetti concreti. E quando noi parliamo di lotta all'evasione che ci permette di far scendere, per esempio, la Tari da, magari posso sbagliare con numeri, ma da 2 milioni all'anno di evaso a circa 400-450 mila euro, quindi una riduzione importante, significa che avremo risorse in più e significa che avremo dei soldi che non dovremo andare a chiedere ai cittadini. La dirigente Farinelli in commissione è stata molto precisa quando ci ha detto: anche grazie alla lotta all'evasione, e mai, la stessa dirigente ha detto, mai si è vista una lotta all'evasione così efficace in questo comune, mai si è vista, noi abbiamo avuto la possibilità anche di non andare con l'anticipo di cassa e quindi ancora risparmio per la macchina pubblica. Ed è questo che vogliamo fare. E io richiamo ancora il consigliere Del Bianco, che vedo che gira, e richiamo un qualche cosa che condivido quando dice: noi parliamo di tasse e parliamo di bilancio e siamo noi tutti che dobbiamo sostenere una città. E io gli do ragione, perché siamo tutti che dobbiamo sostenere una città e che dobbiamo sostenere anche il bilancio di una città. Peccato che però si perdono delle occasioni, perché era il 20 settembre del 2018, alle ore 21:18, quando in questa aula di Consiglio Comunale si approvava la modifica al regolamento relativo alle sanzioni per l'escussione della Tari. Il consigliere Ricci fece un intervento davvero efficace. Io intervenni ancora e chiesi la disponibilità dei consiglieri di minoranza di votare con noi quel regolamento, perché noi dicemmo che in quel momento era importante sostenere
un'operazione, un cambio di regolamento che dava una possibilità anche non convenzionale di colpire i furbetti che non pagavano le tasse a Riccione, che non pagavano la Tari. Ebbene, da quella discussione del 20 settembre 2018 nessuna voce si è levata dai vostri banchi, nessuno è intervenuto su quella pratica e il voto è stato un voto completo di astensione. Il consigliere Andruzzoli si è astenuto, il consigliere Carbonari si è astenuto, il consigliere Del Bianco si è astenuto, il consigliere Gobbi si è astenuto, il consigliere Imola si è astenuto, il consigliere Ubaldi si è astenuto, il consigliere Vescovi si è astenuto. Nessuno è voluto intervenire e nessuno ha voluto appoggiare una semplice modifica di un regolamento che ha permesso a questa città di recuperare 1,5 milioni di euro che altrimenti non si sarebbero recuperati. Vedete, anche dalle piccole cose si capisce come si può organizzare e si può vivere una città. Ed è per questo che, secondo me, lì abbiamo perso tutti un'occasione, perché forse è più interessante andare sui giornali e parlare di chiodi su un muro o di chiodi su un pavimento stradale, però io penso che ci siano passaggi che sono tecnici, sono magari meno affascinanti, ma sono più importanti per una città. E allora il cittadino riccionese dovrebbe capire che si sta facendo un'operazione per fare pagare meno a lui le tasse. Questo è stato detto ancora dai colleghi consiglieri e ancora dall'assessore che la pressione fiscale dal 2017 era circa 1.400 euro a cittadino. Oggi, quest'anno, saremo circa 1.180. I conti sono che la pressione fiscale del Comune di Riccione è scesa di circa il 20%. Quindi la pressione fiscale comunale, ovviamente, perché noi possiamo incidere, non siamo ancora al governo della nazione noi, quindi incidiamo sulle tasse comunali, noi intendo proprio noi come personaggi, non noi come partiti politici, e incidiamo quindi sulle tasse su cui ci è permesso intervenire, le abbiamo in qualche modo abbiamo abbassato la pressione fiscale di circa un 20%. Significa che ogni cittadino pagherà circa 250-300 euro in meno a testa all'anno. Questa è l'idea che noi abbiamo di politica. E non può essere sempre letto come un dato lontano, no? Si ronza nella testa, si deve abbassare la pressione fiscale. No, è un dato concreto. Abbassare la pressione fiscale significa che ognuno di noi cittadini paga meno tasse, quindi gli rimangono più soldi in tasca. Questo è quello che pensiamo che debba fare la politica. Meno Stato, meno struttura, meno pesantezza, liberando risorse per i cittadini che le possono spendere come vogliono. Questa è la nostra idea di politica. È una politica liberale, è una politica di centrodestra, una politica di... chiamatela come volete, non è una politica comunista, non è una politica di sinistra. Noi non vogliamo indebitare di più questo comune, quindi se l'idea è quella di indebitare di più questo comune, noi non ci stiamo. Grazie. Grazie consigliere Pullè. Consigliere Del Bianco, 2 minuti per fatto personale. Io l'ho dato la parola un attimo, le dà un secondo solo. No. Adesso ho il tempo tecnico di spingere un pulsante, consigliere, prego. No, 2 minuti perché l'altra volta non l'ho fatto, stavolta lo faccio perché il consigliere Pullè gli piace assegnare degli appellativi, no? Bolscevico me lo sono dato da solo per accentuare la caricatura, economista politico l'ha detto lui, me asso un razzugnier. Però purtroppissimo è razzugnier, come dicono nel riminese, è un po' di anni che fa un mestiere che non è il tuo, Fabrizio. Tu sei esperto del tuo, però per il mio posso parlare io. Siccome conosco le interazioni fra pubblico, privato, imprese grandi, imprese piccole, perché è il mio lavoro,
Dopo 22 anni l'alma mater di Bologna mi abbonava 12 esami se rientravo a fare il corso di laurea, quindi qualcosina la so e qualcosina la posso commentare e comunicare ai riccionesi. Non so se tu dal tuo mestiere, che è quello, mi pare, di fare l'avvocato, possa andare a spiegare cosa è giusto e cosa è sbagliato quando si parla di numeri e di contabilità. Ti invito a leggere alcuni testi con i quali probabilmente un domani capirai che la destra e la sinistra è una foglia di fico, non è la verità. Lo ribadisco in questa sede, il debito pubblico fatto con coscienza è la richiesta del privato, altrimenti i giapponesi sarebbero tutti morti comunisti. Grazie. Consigliere Ubaldi, prego, l'intervento principale, esumo. Sono da solo, grazie. No, magari si poteva. Sì, grazie Presidente. Stasera ero indeciso perché è anni, è quasi il decimo anno festeggio quest'anno, credo, in consiglio, quindi sono dopo il sindaco il più vecchio, credo, qua dentro. E non avevo tanta voglia di intervenire perché dopo tanti bilanci, quando si parla di numeri, cifre e quant'altro, diventa anche quasi noioso perché poi si capiscono tanti meccanismi del bilancio. Però ascoltando l'intervento di Pullet non ho preso coraggio, ma ho preso motivazione, nel senso che dopo essere stato non nominato, visto, mi vengono in mente un sacco di cose. Prima di tutto io ho dato un voto di astensione, che non è un voto contrario, e questo in politica è un messaggio grosso, perché per me quello è un silenzio assenso, non è un voto contro, visto che parliamo di politica. Seconda cosa, io sono stato in quest'Aula, come dicevo prima, per quasi 10 anni, ne ho viste di cotte e di crude. Ho votato dismissioni a partecipate, carrozzoni e quant'altro che erano legati a un mio passato politico. Io non ho bisogno, credo, di dimostrazioni nel dimostrare che ho saputo emanciparmi nell'arco del tempo. Quindi quando sento con veemenza, a distanza di anni, continuare ad alludere, e parla uno che non ha più la tessera da 3 passa 4 anni, ormai non mi ricordo neanche più, e che non ha neanche più votato il PD alle ultime elezioni. Quindi no. Quindi comunque vadano le cose, io quello che dico è: ci vuole rispetto per stare in quest'Aula. E siccome ti rispetto molto, Fabrizio, credo che la tua, anche se sul piano politico, sia stata poco reverenziale. Un intervento non politico, poco reverenziale. Hai parlato poco di politica, ti sei soffermato su cose semplici, ma non ti sei addentrato su uno schema, su un ragionamento politico, perché quando si parla di bilancio, ho sentito l'inizio del tuo intervento, non so chi abbia detto che non si potesse intervenire sul piano politico, ma questo è il contesto giusto, è l'argomento giusto per parlare di sbagliato, perché in sede, anche se il Presidente lo rispetto tantissimo, ma questa è la sede per fare politica. La parte tecnica la fanno dirigente competente, assessore competente, noi consiglieri la discutiamo in sede di commissione. Qui, com'è? Sì, sì, ma l'unico che ha menzionato il nome del partito sei stato tu. Io parlo di visioni politiche, non di appartenenze politiche. Lui quello giustamente ci ricorda. Ma io non parlo di appartenenza politica, io parlo di visione politica. Il bilancio è normale che ogni tipo di amministrazione deve far tornare il bilancio. Io do un giudizio diverso in due direzioni a questa amministrazione. Come lo do a qualsiasi altra amministrazione? Uno è un giudizio, uno è un giudizio operativo e uno è un giudizio di prospettiva. Parto dall'operativo. La battaglia all'evasione fiscale prende il mio plauso, perché se c'è una riduzione di un credito che ha il comune nei confronti degli evasori, io dico bravi. Ma non ho bisogno di far tante scenette, lo dico punto e basta. Così come dico che se tornano i conti in un bilancio comunale va tutto bene. Però stai parlando con una persona che l'ultimo anno, credo, di esercizio, e ti parlo del 2014, avevamo 4 milioni di avanzo. Altre situazioni, altri soldi che arrivavano da Roma, per carità di Dio. Sono cambiate tante cose. Però far tornare il bilancio non è una visione politica, ma non sto dicendo che non sto facendo una critica su questo bilancio. Il bilancio fa tornare i conti? Perfetto. Il comune non ha dei deficit o non ha delle situazioni gravi? Perfetto. Più o meno in modi diversi è stato così anche in passato. Poi se continuiamo a far bene, io sono solo che contento. Io parlo però di visione politica.
E quando faccio l'opposizione, ma non a prescindere, faccio l'opposizione e guardo quello che non va, così come chiunque sindaco è stato in opposizione, guarda quello che non va. E non c'è nulla di offensivo, e non c'è neppure un'appartenenza, una retrospettiva, no, perché io sono di qua, voi siete di là. Io credo di avere grandissimi rapporti con molti di voi, dentro il contesto politico e fuori dal contesto politico. Quindi politicamente mi permetto di dirvi quello che penso, in totale libertà e trasparenza. Quando mostro delle perplessità sulla visione progettuale, purtroppo le mostro perché continuo da un lato ad avere ottime percezioni. Questa amministrazione sul piano comunicativo è devastante, cioè nel senso comunicativamente è positivo quello che voglio dire. È positivo perché riesce a catalizzare, riesce a far passare anche le cose che vanno male, cose che noi non riuscivamo a fare in passato bene, ma fa parte di un savoir-faire che riconosco, fa buone cose come la lotta all'evasione, tante altre cose che non sto qui a menzionare perché ogni volta che è capitata l'occasione l'ho fatto, per altri versi vedo ancora staticità, ma lo vedo perché ognuno fa il lavoro a modo proprio, ma questo bilancio, così come i bilanci precedenti di questa gestione, a me non dimostrano ancora una visione di prospettiva, vedo un sacco di buchi vuoti. Poi non stiamo lì, io non sono quello che vuole uscire tutti i giorni sui giornali, è anche un po' che non esco, ma proprio perché se devo uscire per far polemica non ne ho voglia, ma indipendentemente da questo, quando io parlo di politica parlo di altre cose, contenitori, contenuti, politiche giovanili, politiche per la famiglia, ma guardate che le politiche giovanili sono le politiche per la famiglia. Pensare all'intrattenimento dei giovani oggi è pensare alla famiglia del futuro, qui stiamo già parlando di ambito turistico di prospettiva. Pensare agli incentivi, pensare alle agevolazioni, a chiunque voglia imprendere, costruire, fare in città, mettendoli in condizioni di bonificare i ruderi che abbiamo in giro per la città, basta pensare a qualche colonia, basta pensare a tutte le strutture fatiscenti. Io, quando penso a politiche di sviluppo, parlo di questo tipo di linee di indirizzo politico. Quando penso a varie situazioni per la città, che in passato creavano scalpore, penso che non ci sia stato nulla di rivoluzionario. L'arboreto Cicchetti in che stato è? Il castello degli Agolanti in che stato è? Le colonie che menzionavo prima, l'inceneritore rispetto al 2014 brucia quasi il doppio di quello che bruciava prima. Quindi voglio dire, non sono però quello che prende parte e dice ma lo sapete che l'inceneritore brucia il doppio di prima? Ma perché sono polemiche futili che non interessano, se non a qualche frustrato in città, non interessano a chi interessa veramente la città. Quando io però parlo di... Io sono insoddisfatto per quella che è la capacità di catalizzare una certa fascia di turismo, che per me è il turismo che noi vogliamo consolidare, che è la famiglia. Ma noi continuiamo a parlare della famiglia d'oggi, non della famiglia del domani. Questa è una visione politica che purtroppo deve far parte di un ragionamento che parte da prima di un bilancio. Ecco perché io non condivido, ma come non condividevo quando ero seduto di là, il bilancio compensativo, come lo definivo io nelle nostre riunioni. È un bilancio che va a chiudere. C'è da mettere a posto di qua, c'è da mettere a posto di là. Quelli sono i bilanci che fanno tutti. Bilanci coraggiosi sono quelli che dicono, aspetta un attimo, com'è che disegniamo la città fra 3 anni? Com'è che spaiamo i soldi? Non con le sorprese, con gli imprevisti. Certo, gli accantonamenti li hanno tutti. Un buon dirigente, Faronelli ci insegna, che servono apposta per gli imprevisti, ma sostanzialmente una linea di indirizzo politico parte dal bilancio. Non si chiude con un bilancio che ha un utile. Quello è una visione politica diversa. Io, ancora oggi, fatico a vederla. E purtroppo mi piace essere critico. Lo sono ogni giorno che entro in un mio locale. Non posso permettermi di esserlo in un contesto del genere, però se lo faccio è perché fondamentalmente, malgrado io riconosca ciò che va, vedo ancora tanto che non va. E siccome io devo essere uno sprono non solo per voi, ma anche a me stesso, perché io sono parte della città, io non sono contento. Non sono contento della visione ancora non percepibile di questa amministrazione, ma è una critica propositiva. Non è un dire state sbagliando tutto dalla A alla Z, sicuramente, devo essere onesto, io noto un malessere in città che prima non c'era.
perché è normale, è una fase scontata. Dopo anni di governo, chiunque è soggetto a un giudizio, lo sapete da soli, io l'ho vissuto in prima linea, ed è normale essere giudicati. In questo essere giudicati, purtroppo, mancano, non manca tantissimo, cioè in 3 anni si può fare tanto, ma neanche più di tanto, perché in 3 anni non è che si ribalta il mondo. Quindi io quello che chiedo, purtroppo, è uno scatto di reni che ancora fatico a percepire. Vedo una buona fase compensativa, una fase propulsiva ancora statica. E questa è una di quelle cose che mi sento di dover dire in totale semplicità ma serietà, perché a distanza di anni di governo purtroppo fatico ancora a percepirla. Poi, su tutto il resto, guardate, possiamo avere visioni diverse quanto vogliamo, però ogni volta ci rimango male, perché io anche quando ero dall'altra parte non mi permettevo mai, ma mai, di dare contro all'avversario sulla base della sua appartenenza. E non ho mai detto sei una leghista, sei un destroide, sei un fascista. Io non mi sono mai permesso. E nomenclare le persone con piddini è discriminatorio, credimi Fabrizio. Io non lo dico perché devo fare politica o devo fare... Oggi non ci sono le telecamere, ci sono le solite 15 persone, purtroppo, perché vorrei vedere 1000 persone interessate alla città, però lo dico solo esclusivamente perché per me io posso essere polemico, costruttivo, come credo di esserlo adesso, ma non posso discriminarvi, nessuno di voi, perché io ci tengo al rispetto, do rispetto e voglio rispetto. Quindi io credo che il tuo intervento molto probabilmente dovrebbe essere rivisto soprattutto da questo punto di vista. Chiudo dicendo che da un punto di vista cittadino sono contento che lo sport vada avanti e si implementi, sono contento di alcune manifestazioni, di alcuni eventi che continuano a essere catalizzati a Riccione e continuo a vedere negli anni. Questo è molto positivo perché danno una base di stabilità a chi fa impresa in città. Dall'altro lato però, visto soprattutto gli ultimi avvenimenti, gli ultimi mesi, ma nel corso degli anni, parlo dai giardini d'autori, della Mille Miglia, indistintamente dal tipo di intrattenimenti, di iniziative, mi dispiace che delle cose interessanti, dei contenuti interessanti, e non voglio fare i nomi specifici ma parlo a maglia allargata, vadano via dalla città di Riccione. Noi siamo una bomboniera, un'eccellenza anche nel poter creare intrattenimento da esportare addirittura, perché noi potremmo essere città che creano incubatori di intrattenimento da esportare in città come Milano o quant'altro. Io sono molto dispiaciuto che rassegne, kermesse e quant'altro se ne vadano da Riccione dopo essere addirittura nate in questa città. Non sto facendo questioni ad hoc, sto solo dicendo che nel corso degli anni abbiamo perso parecchi eventi e su questa cosa ci tengo tantissimo, perché io sono uno di quelli che crede che questa città abbia estro e capacità anche per creare le cose che possano essere esportate al di fuori del nostro contesto. Grazie. Grazie consigliere Ubaldi. Ci sono altri interventi? Consigliere Andruccioli, l'intervento principale, consigliere? 20 minuti. Grazie. Buonasera a tutti. Parto anch'io da una constatazione, che è questa. Chiaramente sono contento dell'efficienza finanziaria del Comune di Riccione, è un vincolo di legge a cui il Comune è tenuto ad adempiere, per cui l'efficienza finanziaria però non significa, a mio avviso, efficienza nel buon governo. Questo perché? Questo perché il buon governo tende a un fine, e il fine secondo me è portare Riccione nel futuro. Che città immaginiamo tra 20 anni? Che città immaginiamo per i nostri figli, per chi viene dopo, per chi vuole fare impresa in questa città? Ecco, secondo me, se guardo invece questo fine, vedo che le scelte che questa amministrazione ha fatto non sono sempre in linea con il raggiungimento di questo obiettivo. Chiaramente è una mia opinione personale. C'è una questione. Il bilancio ci dà una fotografia di quello che è stato l'anno passato. Ci dice come sono state allocate le risorse che il Comune ha ricevuto tramite le entrate, che siano tasse, che siano trasferimenti di altri enti, e come le ha spese.
Ecco, chiaramente non tutto è negativo, perché sarebbe anche stupido sostenere una cosa del genere. Quello che però io vedo è questo, è come se una famiglia in un anno gestisse, come dire, in maniera efficiente le risorse, nel senso che non va a debito, però i soldi che spende li spende non per, come dire, creare un futuro per mandare i propri figli all'università, per comprarsi una casa di proprietà, ma li spendesse per andare in vacanza, andare a mangiare al ristorante, cioè solamente per queste cose qua. Poi alla fine, come dire, gli stipendi che entrano, le attività, sono in positivo rispetto alle spese, però non si sono messi in campo quelle azioni, non si è messa in campo una politica in grado di generare un futuro tra 20 anni. Ecco, io penso che Rizzone stia ancora campando un po' di rendita, e questo mi dispiace perché prima o poi tutto quello che è stato fatto nel passato, che può essere giusto, sbagliato, contestabile, io non devo difendere, non ero neanche presente quando sono state fatte le scelte di quelle delle amministrazioni passate, però sono state fatte delle scelte, sono state fatte delle infrastrutture che ancora oggi, per fortuna, hanno delle ricadute positive per la nostra città, per i cittadini, per gli imprenditori, per i turisti che vengono. Poi si possono criticare, per carità. Ecco, vedo che però questa amministrazione ha scarsamente posto in atto, come dire, le basi per degli investimenti strutturali per la città del futuro, non la città di quest'altro anno, la città che immaginiamo tra 20 anni, perché questo è ogni anno, ogni momento, lo sguardo che dobbiamo avere per creare quelle condizioni di sviluppo che i cittadini e le persone ci chiedono. E non è una critica se dico che riceviamo sempre segnalazioni di manutenzione ordinaria che non è sufficiente sulle strade, di imprenditori che si lamentano perché gli investimenti strutturali sulle infrastrutture per il turismo non sono adeguati a quello che la città ha bisogno per uno sviluppo corretto e sano. Anzi, penso che magari di questo appunto, di questa critica, l'amministrazione dovrebbe anche fare tesoro, perché comunque insomma, nessuno è perfetto, non sono stati quelli di prima, non lo saranno, non è questa amministrazione, non lo saranno quelle future. Chiaramente nel dialogo politico, a volte anche, come dire, nella lotta politica, però, come dire, deve emergere sempre quello che è il fine ultimo di noi tutti, penso, che è creare le condizioni per il bene comune della città. Ecco, quindi in questo senso anche io, come peraltro a differenza di quanto ha sostenuto il consigliere Pullè, più volte ho fatto il plauso all'amministrazione, all'assessore Santi per quello che è stato posto in atto sul regolamento della Tari, sulla lotta all'evasione fiscale, perché cioè, io sono d'accordo, cioè, anche io quando mi sono astenuto perché non ero in disaccordo, se no avrei votato contrario, per cui mi sembra anche una polemica abbastanza sterile, sì. C'è anche un'altra questione che, siccome si solleva ogni volta, l'ha sollevata il consigliere Pullè, io francamente non vivo il mio impegno politico, chiaramente per anche il contributo minimo che posso dare, cioè in contrapposizione, cioè contro qualcuno, non lo vivo contro il sindaco Renata Tosi, contro noi rizzonesi, contro la Lega, contro Forza Italia, contro la lista civica Renata Tosi, io non lo vivo in questo modo, anzi, per chi mi conosce e per quando cerco sempre di essere, come dire, anche propositivo rispetto all'altra parte, a volte dopo anche le commissioni con alcuni ci si confronta, come dire, ma nell'interesse della città. Poi è giusto che ognuno ha avuto i voti e porti avanti le politiche, è giusto anche che chi fa opposizione metta, come dire, in risalto anche alcune questioni che
secondo la visione nostra e la visione di chi ha sostenuto invece noi, come dire, vanno migliorate. Poi dopodiché, chiaramente, il timone della nave del Comune di Rizzone in questo momento storico ce l'ha questa maggioranza, ce l'ha questa amministrazione, ed è giusto che faccia le sue scelte. Poi chiaramente in democrazia alla fine i cittadini decideranno se quelle scelte effettuate con lo sviluppo creato sarà ritenuto congruo, sarà ritenuto all'altezza delle aspettative che avevano. Questo è chiaro. L'intervento era per dire questo, che a mio avviso manca una vera strategia per la Rizzone del futuro. Ecco, di questo penso che l'amministrazione debba essere consapevole e mettere in atto fin da subito politiche concrete, scelte concrete che vadano in questa direzione. Perché molte volte sento parlare di progettazione, master plan, ok, sono cose che servono, però secondo me quelle cose dovevano uscire un anno fa e adesso dovevamo già essere nella fase, diciamo, più esecutiva. Perché se le mettiamo in atto durante il 2019, difficilmente potranno vedere la luce alla fine di questa, tornata amministrativa. E per carità, potrà essere un vantaggio per le opposizioni, ma secondo me invece è uno svantaggio per la città, e di questa è la cosa che più mi preoccupa. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Gobbi, prego, 5 minuti, 10 minuti, scusi. Grazie Presidente. Ma prima di parlare un attimo di bilancio, mi occorre fare, spero, definitivamente per l'ultima volta delle precisazioni a quando parla il consigliere Pullè, che purtroppo devo constatare amaramente che ogni volta che fa un dibattito in questo Consiglio Comunale lo fa sempre guardando lo specchietto retrovisore, cioè mai cercando di tirare una riga su quello che è stato ormai un passato, un trapassato remoto. Mi piacerebbe parlare di contenuti, come ha auspicato Pier Giorgio Ricci, che è stato un intervento che ho apprezzato, cercare di portare ognuno la propria visione, il proprio contributo, nel cercare di capire e mettere in pratica che cosa serve alla Rizzone di oggi e alla Rizzone del domani. A proposito di puntualizzazioni, vedi Pullè, io non sono mai stato comunista, non vengo da quella storia lì, mio padre addirittura era compagno di partito negli anni 90 di Pier Giorgio Ricci, ho tutta un'altra storia, e quindi io gradirei che tu la smettessi una volta per tutte, ma lo capisco che tu lo fai perché quando non hai la forza delle idee, quando non hai argomenti di cui parlare, che cosa ti può venire meglio? Crearti un nemico, buttare sempre la croce addosso al nemico politico di turno, perché così non metti le luci dei riflettori sotto la pochezza dei tuoi contenuti. E questo mi dispiace perché invece fondamentalmente io credo che tu sia un consigliere, tu e il tuo gruppo, intelligenti, che potete dare un contributo importante per questa città. Ma purtroppo il dibattito non c'è mai. Mi auguravo che con questa stagione politica ci fosse anche un confronto franco e proficuo, perché comunque le opposizioni riunite rappresentano il 65% della città e quindi sarebbe bello che anche noi a volte fossimo convocati in qualche incontro prima di assumere le decisioni per dare il nostro punto di vista, perché altrimenti cosa succede? Succede quello che a me non piace, no? Dover fare una politica dove noi dovremmo sempre dire no a prescindere, e non lo diciamo e non lo facciamo, come è stato prima per la pratica appunto di prima, come sarà anche per la pratica successiva, e voi dover difendere sempre quello che fate, a volte lo fate bene, altre volte rischiate di difendere l'indifendibile. Così come noi non dobbiamo sempre difendere le scelte che sono state fatte in passato da quello che era il nostro partito, perché guarda che i consiglieri di questo gruppo consigliare, i quattro che sono qui seduti stasera, non sono dei soldatini di partito. Io le cose che ho, sono stato assessore, sono stato consigliere di maggioranza, ora lo sono di opposizione, le cose che ho da dire e che abbiamo sempre detto anche quando eravamo d'accordo, le diciamo, non abbiamo nessun timore di dirle e di metterci la faccia. Chi conosce la mia storia personale lo sa, la stragrande delle persone mi conosce,
non ho bisogno di ripeterla a te, però mi augurerei che questo tuo trovare sempre un nemico non ci fosse più. Per quanto riguarda il bilancio, allora, io apprezzo la lotta all'evasione, che sicuramente mi pare di avere visto che, infatti siamo astenuti, che è comunque un valore aggiunto che sta portando avanti questa amministrazione, e quindi questo è un aspetto sicuramente positivo. Quello che rilevo però, girando nei quartieri, stando a contatto con molti cittadini riccionesi, è che purtroppo Riccione sta viaggiando a 2/3 velocità. Ci sono alcune parti che sono ben tenute e stanno beneficiando anche dell'azione amministrativa, altre purtroppo sono rimaste indietro. Quindi quando si parla di manutenzione come un investimento primario, bisogna stare attenti, perché se lo si va a dire in certi quartieri, in certe zone della città, rischi che qualcuno ti corra dietro, assessore. Quindi cerchiamo da questo punto di vista di fare in modo che Riccione vada avanti in tutti i quartieri a tutte le velocità, perché poi le tasse le pagano tutti i riccionesi, no? Non solamente quelli di alcuni quartieri magari centrali. E questo lo dico senza voler fare polemiche, ma lo dico perché è un sentimento che c'è nei riccionesi, è uno stato di fatto in cui versano molte parti della città, per cui una maggiore cura credo che sia fondamentale. Sul piano degli investimenti, ecco, anche qui, io credo che in passato gli investimenti siano stati fatti e importanti, per cui anche qui tu, Pullè, dicevi che siamo troppo indebitati, Del Bianco diceva che siamo poco indebitati, io credo che la verità stia nel mezzo, nel senso che gli investimenti che sono stati fatti, piscina olimpionica, lungomare 1, 2, 3, anche il Pala Congressi, sebbene magari forse col senno di poi se ne poteva fare uno tra le migliori, ma anche il Pala Congressi in quella posizione lì, e penso che poi voi ve ne vantiate anche adesso dei risultati economici che sta conseguendo, sia un valore aggiunto che fa lavorare molti operatori turistici della nostra città. Per cui il palazzetto dello sport, io credo che gli investimenti Riccione li ha fatti. Ecco, allora mi piacerebbe aprire un dibattito su quali eventualmente potrebbero essere gli investimenti di cui Riccione oggi necessita, adesso e da qui al prossimo futuro. Mi viene in mente il porto, sicuramente è uno di quegli assi in cui potremmo immaginare e pensare qualcosa. Mi vengono in mente la zona nord e la zona sud, ci sono le colonie, c'è tutta l'area del Marano. Cercare di capire e individuare quale vocazione vogliamo definitivamente dare a questa zona, che probabilmente sono le uniche e ultime zone rimaste per poter immaginare uno sviluppo di Riccione, per poter immaginare un segmento turistico sul quale puntare e da lì fare gli investimenti necessari. Perché di investimenti strategici grossi onestamente sono già stati fatti, quindi anche da questo punto di vista non andiamo a dire che sono investimenti alcune cose che in realtà non lo sono. La città penso che sia stata ben dotata di infrastrutture, bisogna farle funzionare bene, penso che in qualche modo lo si sta sicuramente facendo. Ecco, il mio accorato appello è quello che magari in futuro riuscire a vederci e cominciare a costruire dei dibattiti seri e proficui per Riccione e per riccionesi, affinché si individuino linee strategiche del futuro su cui Riccione vuole e vorrà puntare. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, sindaco vuole intervenire? Prego, 20 minuti. Sì. Grazie mille, Presidente. Sì, io ho ascoltato con grande attenzione, perché credo che questo appunto sia un luogo dove la discussione politica debba appunto essere, avere la sua naturale allocazione e debba essere raccolta anche dal governo della città. Volevo però ricordare che siamo in sede di rendiconto, okay? Si fa il bilancio di chiusura del 2018, quindi ho apprezzato, poi entrerò anche nel merito di alcune disquisizioni fatte, ma non siamo su un previsionale, cioè non dobbiamo dare l'aspettativa con la creazione di un bilancio in termini di prossimi anni, tiriamo le somme,
è un altro momento, ok? Poi va benissimo, e come dicevo entrerò anche io nella questione da qualcuno sollecitati. Tiriamo le somme questa sera su un bilancio del 2018 ottimo. Io sono orgogliosa di questo bilancio e ringrazio non solo il settore, il dirigente, ma la squadra di governo e anche la maggioranza, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per la nostra visione di fare bilancio e quindi quel bilancio che vuole lasciare risorse a casa dei cittadini e vuole cercare per l'appunto di non aggravare quelle che sono le capacità economiche anche della città, io credo che l'obiettivo si stia cominciando ad avvicinare. Non dico raggiunto perché non è assolutamente possibile, però comincio a vedere veramente con chiarezza la possibilità di poter lavorare in una città con attenzione, quindi con ottimizzazione delle risorse, e ricordiamo che noi non abbiamo più i signori bilanci, ma questa città vive esclusivamente sulle risorse che in maniera puntuale, adesso ancora di più, i cittadini ci danno la possibilità di amministrare, e con le priorità che ci siamo dati credo che i risultati siano veramente sotto gli occhi di tutti, no? Riusciamo a fare momenti turistici importantissimi che ci ricollocano in un parterre e in una platea, in una vetrina dove ahimè non eravamo più. Riusciamo a mettere in campo una buona e sana manutenzione. La città è tanto bisognosa, lo vediamo, giriamo per la strada e in città anche noi. Ciò non significa che questa manutenzione sia partita, e anzi sia anche di una qualità e di una densità e di una importanza veramente notevole. Abbiamo messo in campo anche investimenti importantissimi. Io lo so che forse passano in secondo luogo, ma nel 2019 partiranno 3 riqualificazioni di importanti plessi scolastici per un impegno da parte della città di Riccione di ben 15 milioni di euro. Non mi sembra proprio una cosina piccolina. Abbiamo lavorato per dare e cedere, appunto, e permetterci, non voglio neanche dire regalare, perché permetterci in città una riqualificazione delle strutture scolastiche in maniera importantissima. Per noi i quartieri e i luoghi dove i nostri ragazzi crescono sono la priorità. L'abbiamo detto in campagna elettorale e diamo corpo e sostanza a ciò che avevamo promesso. Quindi con quella coerenza che credo la politica debba riabbracciare, e che solo da quello si può ripartire per avere veramente credibilità e poter tornare ad essere anche il fulcro dove si prendono in maniera seria le decisioni. Dico anche che con questo... con il nostro bilancio, ma anche con il nostro agire in termini di impiego di tutte le risorse, abbiamo avviato, e mi rendo conto dalla discussione di questa sera che forse qualcuno non se n'è accorto, abbiamo avviato anche una fase di riqualificazione privata, no? Siamo usciti a dicembre anche con il grande lavoro chiesto al Consiglio Comunale, con l'approvazione delle linee guida per la nuova rinascita nella zona a mare della città di quelli che erano i famosi buchi neri. Forse a qualcuno è sfuggito, perché in realtà abbiamo cercato di dare una risposta che è una risposta poi nuova, una risposta puntuale, una risposta che poi parte anche da un modo diverso di fare urbanistica e di fare città, cioè riparte dal basso, senza nessuna imposizione, ma con grande condivisione e con grande copartecipazione. Abbiamo riavviato anche quei luoghi pubblici di cui il consigliere Ubaldi ricordava prima. Siamo in gara per l'Arboreto, le manifestazioni sono partite e noi siamo contentissimi che si sia fatto un lavoro di consapevolezza del luogo, di ripulitura dello stesso, di sistemazione a nuovo, e si sia usciti definitivamente anche, e con questa manifestazione che è effervescente, lo vediamo, perché sapete che per partecipare al bando occorre fare obbligatoriamente il sopralluogo, quindi abbiamo contatti logicamente diretti con tutti coloro che si stanno affacciando al bando stesso. C'è anche una consapevolezza esatta e contraria, forse qualcuno di voi non lo ricorderà, ma quando noi abbiamo deciso di chiudere quel modo di gestire i beni pubblici, il comune pagava 35.000 euro per far gestire l'arboreto.
Ecco, noi siamo usciti da quel modo di gestire i beni pubblici e oggi con la riqualificazione, con la messa a sistema dentro la pista ciclabile, con la ripulitura e con questa manifestazione di interesse, noi chiediamo risorse, perché è un uso di un bene pubblico. Dopodiché vedremo quali che saranno le proposte, ma dato l'abbrivio sicuramente saranno importanti. Così come sullo smart, ricordate? Un immobile fermo per anni. Ci siamo andati a prendere le chiavi personalmente all'Agenzia dei Beni Confiscati, oggi l'abbiamo destinato definitivamente dall'Agenzia stessa e l'abbiamo così aperto alla manifestazione, e oggi ci sono tre buone proposte che possono finalmente essere considerate ed esaminate da questa amministrazione. Capisco i desiderata, ma credete, ciò che avete detto voi, la maggioranza ce ne dice 10 volte di più. Quindi i desiderata sono all'ordine del giorno e anche noi vogliamo l'asticella altissima, perché dobbiamo, come governo della città, essere assolutamente sempre sul pezzo e spronati. Su questo siamo d'accordissimo, quindi prendo le sollecitazioni che mi sono venute dagli interventi della minoranza come una grande momento di riflessione. Quindi bene, forse qualcosa che stiamo facendo, nonostante la comunicazione puntuale e precisa, non viene adeguatamente portato alla conoscenza di tutti. Cercheremo di essere più puntuali e precisi, ma cercheremo anche di rendervi, forse, condividere o comunque rendervi partecipe, di questo me ne dispiace oltremodo, di quelli che sono invece anche due grandi percorsi di riqualificazione nella zona turistica. Abbiamo parlato più di una occasione di quello che è l'intervento che a breve guarderemo circa la riqualificazione del porto e di quello che sarà prestissimo, spero e confido, quello che sarà il master plan della zona del distretto Ceccarini, senza dimenticare che sarà consegnato a maggio il master plan del parco dello sport. Quindi pare che noi si sia fermi, ma in realtà, credeteci, non solo vanno molto bene le risorse che ci consegnano i cittadini, nel senso che cerchiamo di fare con ciò che ci danno, che è una cosa importante, e facciamo molto, perché vi ricordo il posizionamento e non vi dico i numeri, tanto lo sapete perfettamente come si è conclusa la stagione turistica 2018 e come stanno già andando le prenotazioni per il primo periodo turistico. Quindi c'è un avvio di quella che è in maniera importante l'attività turistica, ma fra 1/2 delibere si discuterà della riqualificazione del Corallo. Quindi c'è anche un muoversi di quelle che sono le imprese private, proprio perché condividono e soprattutto avvertono un'amministrazione vicina, che non è una cosa da poco, perché sentire che con l'amministrazione si condivide una visione e sentire che con l'amministrazione si condivide un futuro e una prospettiva di crescita e di riposizionamento della città è quello che ogni amministrazione si dovrebbe auspicare e augurare. E quindi credo che, come dicevo, facendo con le risorse che ci concedono, logicamente chiedendole in maniera puntuale e precisa, e nel contempo però cercando di investire con determinate priorità, noi le abbiamo dette in campagna elettorale, la piccola manutenzione saranno le nostre grandi opere, punteremo sulla riqualificazione del tessuto della città con grande, grande attenzione ai quartieri e ai nostri ragazzi. Grazie. Grazie signor Sindaco. A questo punto ci sono delle dichiarazioni di voto? Non essendoci dichiarazioni di voto, pongo in votazione il rendiconto. Prego, consiglieri, potete votare. Con 16 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti, il rendiconto è stato votato favorevolmente. Ora il rendiconto richiede l'immediata esecuibilità, quindi di nuovo, consiglieri, potete votare.
Con il medesimo risultato, 16 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti, il rendiconto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Ora, come dichiarato dal Sindaco, passiamo alla prossima pratica, che è a titolo permesso di costruire convenzionato società Corallo SRL, società Elf SRL, via Gramsci 113 via Milano, Longomare della Repubblica. Proponente il Sindaco Renata Tosi. Prego, Sindaco, 10 minuti. Consiglieri, un attimo di silenzio, per favore. Sì, approfitto subito per elencare quello che dicevamo, per illustrare quello che dicevamo essere una grandissima occasione per questa amministrazione, quindi sia per noi come giunta che come maggioranza, per appunto chiedere di esaminare in questo consesso, in sede di Consiglio Comunale, una importantissima proposta, che è la proposta del permesso di costruire convenzionato, che ci permette di dare una risposta alla voglia di riqualificare di uno dei nostri imprenditori. Nello specifico stiamo parlando del Corallo, e arrivederci dottoressa Farinali, grazie. E parlavo appunto del Corallo, che ci propone di riqualificare interamente la propria struttura, quindi sia il Corallo madre, quello che noi conosciamo come esistente tra il Viale Gramsci e il Viale Milano, sia una importante anche riqualificazione e completamento del Corallo Bay, e quindi quello che si sviluppa nell'area che va da Viale Milano al lungomare, con anche la opportunità di dare corpo e sostanza ad un altro immobile a destinazione turistico, che è quello che sorgerà nell'area dell'ex ranch. Nel caso di specie l'intero intervento è supportato dalla normativa RUE, quindi non siamo a chiedere al Consiglio Comunale alcuna deroga o alcuna eccezionalità, in quanto già le norme del RUE permettono questo tipo di riqualificazione, che è una riqualificazione energetica importante, alla quale, se ricordate, avevamo riconosciuto una premialità, e nel contempo diamo appunto corpo ad un immobile su un'area che già sviluppava una propria capacità edificatoria, alla quale annettiamo, permettendolo secondo le norme per l'appunto del RUE, quella che è un aumento di volumetria e un cambio in termini di destinazione, in quanto la proposta che ci viene fatto è anche di realizzare degli appartamenti seconda casa, la cosiddetta residenza temporanea, che è quello strumento che, diciamo, dal parte del Comune di Riccione è anticipatorio rispetto al Condotel, che è ancora in elaborazione in sede regionale, e che permette di dare una risposta puntuale non tanto e non semplicemente alla capacità di finanziamento della riqualificazione, ma proprio ad una nuova domanda di turismo, perché forse non dobbiamo sottovalutare il fatto che oramai la semplice camera non è più quella che è la giusta risposta alla richiesta dei nostri turisti, i quali richiedono metrature più importanti, quindi anche la realizzazione di suite, e in moltissimi casi anche quelle dimensioni e quegli spazi che sono tipici dell'appartamento, ma con tutti i servizi e gli annessi invece collegati ed di pertinenza dell'hotellerie. Quindi sono assolutamente, insomma, contenta di poter portare questa riqualificazione, anche perché non solo ci permette di vedere un nuovo albergo e riqualificato e anche due strutture già esistenti, ma ci permette di acquisire in loco un'importantissima servitù. Nello specifico, forse voi conoscete il sito, essendo tutti di Riccione, oggi abbiamo un passaggio tra lo scivolo che accede all'interrato del lungomare e il limite di proprietà dell'attuale ranch solo di scarso un metro. Con questo, accordo che si è raggiunto con la proprietà, avremo invece l'opportunità di un'estensione di altri 3 metri al nostro attuale metro, a fine appunto di avere un passaggio sulla proprietà privata con servitù ad hoc, che ci permette di essere non solo più adeguati e più puntuali nel servire
mare, monte, quelli che sono gli accessi al lungomare, ma soprattutto anche più sicuri. E questo per noi è un elemento estremamente importante. In ultima analisi, ma non per ultimo, questo permesso di costruire convenzionato, così è disciplinato nell'ambito del nostro RUE, quindi è per questo motivo che accede al Consiglio Comunale, dove per l'appunto, volevo ricordarvi, accede la convenzione e quelli che sono gli elementi cardini del progetto di riqualificazione, non la soluzione progettuale, nonostante in questi giorni ci sia anche in sede di commissione parlato di soluzioni ad hoc, balconi piuttosto che verde, pubblico o privato, in quanto noi diamo l'opportunità con questo passaggio in Consiglio Comunale al dirigente di considerare poi la proposta progettuale e di rilasciare il permesso di costruire. Dicevo che in ultima analisi, ma non per ultimo, vi è anche la collaborazione da parte del privato con una cifra ad hoc che ci permette di meglio affrontare quella che è lo sfondamento del 19 ottobre e nello specifico la nuova rotonda che dovrebbe essere realizzata nel sottopasso di Daverassano all'incrocio con Limentani, che ci permette per l'appunto di meglio distribuire il traffico, rallentare la il percorso del sottopasso e sicuramente con lo sfondamento stesso del 19 ottobre di dare un nuovo ingresso a quella che è la zona turistica delle terme. Grazie. Grazie Sindaco. Consigliere Imola, è stato velocissimo. L'intervento principale, consigliere? Sì, Presidente, oggi non c'è la Sabrina, provo a tediarvi un po' io. Non c'è problema, allora, 10 minuti. Grazie. Parto da un'analisi tecnica. Durante la terza commissione dell'11/2019, quindi quella non l'ultima, il dirigente del settore urbanistica e edilizia privata faceva riferimento all'utilizzo di una formula per il calcolo del contributo straordinario in relazione agli interventi ex Bombo ed Aquila d'Oro. Per capirci, il contributo straordinario è un onere da richiedere a chi fa determinati tipi di interventi edilizi. La formula citata però faceva riferimento ad una delibera regionale ancora non recepita dal Comune di Riccione. E da allora lì io ho iniziato a avere i primi dubbi, i quali poi si sono confermati fondati quando durante l'ultima terza commissione l'architetto Tomasetti qui presente ci ha precisato, ammettendo che la materia è assai complessa e che ancora i tecnici stanno seguendo i corsi di approfondimento su di essa, che quanto riportato dal dirigente durante la precedente commissione non era fondato, ma che il calcolo di tale contributo è svolto in maniera arbitraria. Quindi, per capirci, a te chiedo 100 che mi stai simpatico, a te chiedo 1000 che mi stai antipatico. Potrebbe. In quanto appunto tale delibera non è stata recepita e si ha tempo fino al 30 settembre 2019 per recepirla. Allora lì ho iniziato a pormi qualche domanda e a provare a districarmi tra una legge e l'altra. La legge numero 164 dell'11 novembre 2014 dal titolo Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 12 settembre 2014 numero 133 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, eccetera eccetera, il famoso sblocco Italia, prevede un ulteriore onere denominato appunto contributo straordinario, del quale parlavo prima, riferito al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Ma mi soffermo invece sulla legge recepita in parte, diciamo, che è il DPR 380 del 2001. In particolare l'articolo 16L,5 del DPR appena citato, fa riferimento al contributo straordinario. Recita quanto segue: nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono in via provvisoria con deliberazione del Consiglio Comunale secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4 bis, eccetera, eccetera. Inoltre, come già detto, la Regione Emilia-Romagna con delibera di giunta numero 1136 e di conseguenza delibera di consiglio numero 164 ha normato questo contributo straordinario, come avevo detto in precedenza, dando tempo ai comuni fino al 30 settembre 2019 per recepirla. Il comune di Riccione, come già detto, ancora questa non l'ha recepita, quindi rientra nella casistica di cui al comma 5 dell'articolo prima citato 16L del DPR 380.
Il problema è che il Comune di Riccione non ha emesso alcuna delibera di Consiglio Comunale per regolamentare il contributo straordinario, mentre, faccio un esempio che ho trovato oggi, il Comune di Rimini lo ha fatto con deliberazione di Consiglio Comunale numero 1 del 2016. Pertanto io ritengo, col beneficio del dubbio, in quanto è materia molto complessa e per un non addetto ai lavori, infatti io sono ingegnere meccanico, purtroppo non civile o edile, comunque dicevo, ci possono essere margini probabilmente di illegittimità in questa pratica, come anche quindi in quelle passate precedentemente in Consiglio Comunale, relativi ad altri permessi di costruire convenzionati in territorio urbanizzato, tipo, come dicevo, ex Aquile d'Oro o aree ex Bombo. Passando ora alle considerazioni di carattere politico, parto da un concetto. Il Partito Democratico, coerentemente con quanto dimostrato e messo in atto in passato, è assolutamente favorevole ad incentivare chi vuole investire su Riccione ai fini di migliorare l'offerta ricettiva e non solo della nostra città. Non siamo però assolutamente favorevoli alle modalità con le quali l'attuale amministrazione sta portando avanti lo sviluppo urbanistico della medesima, infatti abbiamo votato contro le varianti a rue. Siamo però, come già esplicitato nel 2018, appunto fortemente contrari a tali varianti passate in questo consesso. Infatti l'allora governo di centrosinistra, proprio in relazione all'Otercolallo, permise con deliberazione di Consiglio Comunale il 20 giugno 2006 la riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento di una struttura alberghiera, e sottolineo alberghiera, e allora l'attuale sindaco Tosi non votò favorevolmente la pratica. Ma ora che sta al potere le cose cambiano. Probabilmente George Orwell aveva ragione quando spiegava cosa secondo lui induce il potere. Ora invece quello che si permette all'Hotel Corallo, a mio modo di vedere, non è un ampliamento di una struttura alberghiera denominata nel RUE B1A, ma una creazione di una residenza temporanea denominata A1B. La residenza temporanea comprende le abitazioni temporanee, quali seconde case, come giustamente aveva detto il sindaco, mini appartamenti monolocali, utilizzate generalmente a scopo turistico per affittacamere, case e appartamenti per vacanza, appartamenti mobiliati per uso turistico esclusivamente negli ambiti consolidati prevalentemente turistici. Si tratta quindi, signori, di residenziale. Questo, seppur l'area del ranch necessiti di un intervento, e questo è palese, non ha niente a che vedere con il miglioramento dell'offerta ricettiva della città di Riccione. Concludo con una battuta. Stiamo dando il permesso di innalzare vista mare una palazzina di 6 piani. Ai tempi della loro opposizione si sarebbe gridato allo scandalo, si sarebbe urlato cementificatori. Che sia cambiato il tipo di cemento negli anni? Grazie, consigliere. Consigliere Testa, è l'intervento principale? Sì, è l'intervento principale. Prego, 10 minuti, consigliere. Allora, da dove iniziare? Allora, innanzitutto mi piacerebbe che le cose venissero riportate in maniera corretta, perché l'architetto Tommasetti non ha mai detto che ciò che ha esplicitato il dirigente Foschi fosse infondato e non deve assolutamente passare che il contributo di sostenibilità venga applicato in maniera arbitraria. Come riportato, perché fondamentalmente alla fine si ritorna sempre sui tecnicismi e mi dispiace anche dover parlare sempre in maniera tecnica, come abbiamo già esplicitato nella terza commissione, dove tra l'altro appunto l'architetto Tommasetti ha spiegato in maniera molto bene, il contributo di sostenibilità è dato da una determinazione che viene fatta in modo equo nell'ambito del settore tecnico e che si concretizza nella valutazione di importanza di finitura di opere che chiaramente vanno a beneficio della collettività nelle zone limitrofe. Pertanto, parlando di formule e non formule, è chiaro che la determinazione di questo contributo non viene applicata secondo una formula rigida, ma semplicemente prevede una contrattazione libera con il privato, fondamentalmente. E nel parlare del dirigente Foschi, è stato precisato il fatto che fondamentalmente ci può essere stata un'incomprensione, in quanto probabilmente nel spiegare le formule il dirigente Foschi si riferiva alle linee di indirizzo, poiché torniamo sempre alla famosa legge regionale, in quanto poiché non è stata ancora recepita non può prevedere chiaramente l'applicazione di formule rigide. Detto questo,
La formula rigida non è stata applicata nemmeno nel caso del bombo e ricordo anche che, ci tengo a precisare, che il contributo di sostenibilità viene versato direttamente con la stipula della convenzione, che tengo a ricordare che non è cosa da poco. Nel caso specifico, non sto a ripetere, il contributo di sostenibilità di 100.000 euro per la finitura, come diceva giustamente prima il sindaco, per il completamento dei lavori del viale 19 ottobre, non si limita solo a questo, in quanto appunto comprende, ma come poi è già stato fatto anche nel caso del bombo in altre situazioni analoghe, comprende chiaramente anche una servitù di passaggio, che non è cosa da poco. Detto questo, vorrei precisare anche qualcosina sull'occupazione dei lotti vuoti in riva al mare, perché anche qui vorrei ricordare, e mi viene un po' servita su un piatto d'oro, che questo tipo di intervento di 5 metri quadri su metro cubo era già stato ampiamente disciplinato all'epoca del PD ed è l'intervento per cui è stato costruito il Trampolines, con una differenza, ovvero che noi diamo più sostanza e più coerenza al prodotto turistico, andiamo a diversificare la risposta che il corallo può dare al turismo e per diversificazione parliamo di alta qualità e di necessità di elevare il prodotto. Detto questo, in conclusione posso dire con orgoglio che l'amministrazione è ancora una volta vicina ai privati, dando risposte concrete volte a migliorare e ad elevare il prodotto al fine di poter sempre far fronte alle nuove esigenze di mercato. Grazie. Grazie consigliere Testa. Vorrei ricordare ai consiglieri di non parlare al microfono se il microfono è spento, soprattutto quelli che hanno il vocione grosso. Grazie. Prego, consigliere Baldi. Stasera mi vuole un bene, Presidente della Madonna. E, no, allora, faccio un intervento molto semplice, ma perché sostanzialmente quando c'è un'azione amministrativa ci sono due cose molto semplici. Una è la linea di indirizzo politica dettata dall'azione stessa e l'altro fine è il pubblico interesse. È logico che qui si evincono una sì e l'altra no, nel senso la linea di indirizzo politica, che un po' tecnicamente diciamo, ha detto Simone prima, è che c'è una rinnovata visione con queste modifiche che abbiamo avuto a RUE. Vedo Greta che hai parlato del Trampolines, io non sono qui né a parlare bene e male, parlo solo bene di chi investe a Riccione, quindi parlo bene di tutti quelli che fanno qualcosa di nuovo e investono in questa città. Sto solo facendo una disquisizione politica. La disquisizione politica è che il Trampolines, credo a memoria, si elevasse di 3 piani, qui stiamo parlando di 6 più un vano tecnico, non è propriamente la stessa cosa. Poi non sto parlando delle differenze tecniche, che qui meglio del sindaco non le conosce nessuno, sto parlando proprio di una linea di indirizzo politico, una rinnovata linea di indirizzo politico, perché possiamo usare tutti i termini ecocompatibili del caso, ma è una cementificazione a mare e che si alza di 6 piani più un vano tecnico. Poi possiamo raccontarla come la casetta dei puffi, come quello che vogliamo, però indipendentemente da tutti è una cementificazione a mare in prima linea. Il pubblico interesse c'è se io faccio un hotel diciamo con 16 stanze di altissimo profilo, 5 stelle superiore, e a quel punto c'è un interesse pubblico perché logicamente c'è una riqualificazione totale. Ora, l'imprenditore fa quello che deve fare, il regolamento lo permette, sta agendo a norma, sta agendo in regola, ma sappiamo benissimo che sta facendo con un contributo, da come lo hai raccontato prima ridevo, non per prenderti in giro, ridevo perché hai detto un contributo pattuito al tavolo, insomma non è proprio una bellissima presentazione, quello che ti voglio dire è che è un contributo relativamente basso, a mio modo di vedere, per potenziali 16 appartamenti sulla prima linea di Riccione. Io potrei farti altri esempi a partire da me, che nelle mie piccole operazioni posso avere un parametro, ti posso dire che secondo me è un parametro modesto. Se deve essere, se me lo si vuol dire come un incentivo al fare l'operazione, dico bene, però non mi si racconti che è un parametro di chissà quale tipo, in linea con quello che ci si aspetterebbe su un'operazione del genere. Stiamo facendo 16 tra l'altro appartamenti che possono essere abitabili, ma cosa ancora peggiore, possono essere anche venduti.
tra virgolette, se proprio dobbiamo dire tutto. Quindi, a fronte di un ragionamento molto semplice, io ripongo un'altra domanda. Il pubblico interesse in questo caso c'è parzialmente, perché se c'è una riqualificazione, una nuova struttura che piace, che è bella, benissimo. Il pubblico interesse io sinceramente lo vedo parzialmente. Poi l'imprenditore può fare, io non sono qui sicuramente a ostacolare iniziative del genere, ma sono qui a disquisire dal punto di vista tecnico. E l'altra cosa che mi interessava farti capire è che dal punto di vista sempre tecnico della pratica, queste modifiche a RUE hanno portato alla possibilità di fare operazioni del genere, dove se non sbaglio col vecchio regolamento invece che 2000 si poteva sviluppare 1000 metri, che sono prettamente alla metà. Quindi, come si può vedere, le agevolazioni per chi fa questo tipo di interventi ci sono state, ma io torno due passi indietro. Questo tipo di interventi sono di interesse collettivo? Perché se sono di interesse collettivo e me lo argomentate a dovere, io alzo le mani, ma tecnicamente sono supportate dei regolamenti che le prevedono e le concedono. Ma politicamente qual è il pubblico interesse? Ricadiamo lì, possiamo parlare di metri, metri cubi, contributi e quant'altro. La linea di indirizzo politico è cambiata, c'è la possibilità di cementificare nella prima linea di Riccione. Con quale interesse pubblico? La chiudo qua. Grazie consigliere. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Consigliere Tonti, l'intervento principale? Prego consigliere, 10 minuti. Rispondo subito al collega Ubaldi. Interesse pubblico, certo. Quello che io amo definire è quello che mi sembra sia anche capito dalla linea politica della maggioranza, è quella di un'economia circolare. Mi spiego meglio. Se noi andiamo a vedere nello specifico la cosa che sta facendo il Corallo, e la vediamo solo in quella maniera lì, è chiaro che, e tu puoi dire, qual è l'interesse pubblico che può essere avere una struttura di quel tipo lì? L'interesse sta in una riqualificazione turistica, in una riqualificazione di una struttura che, se non ricordo male, nel Corallo Bay, mi sembra, c'era una suite sola, una. E penso che fosse stata una prova, così, per assaggiare, no? Per mordere un po' il mercato. Quando poi la proprietà si è accorta che questo mercato funzionava, c'era un interesse di qualificazione delle strutture, e allora la cosa cambia. E la cosa dice, ma a questo punto io ci metto dentro investimenti, ci metto dentro soldi, e dietro a questo, quello che io chiamo l'economia circolare, che fa bene a tutto il territorio, che fa bene al comune, che fa bene ai ragazzi che magari vanno a fare esperienze in quelle strutture, che sono strutture di alto livello. Li vogliamo mandare in Inghilterra? O magari qualche mese li mandiamo in un 4-5 stelle o in una struttura del genere a casa loro. Ecco, io è questo che mi sento di dire. Cioè, negli ultimi anni, dove c'è stata una, come dire, una sonnolenza,
chiamiamola sonnolenza, no? Degli imprenditori. Ma questo perché? Perché non c'era incentivazione da parte dell'amministrazione. Quando hanno capito che c'è stata, che c'è un'amministrazione che li segue, li ascolta e li indirizza, ma non li indirizza per dire cosa dovete fare, perché non è questo il nostro compito, ma li segue per i tempi certi, per le modalità, per le risposte certe, perché una parola è quella, e quella gli viene data. Allora è lì che l'imprenditore risponde, è lì che l'imprenditore, in questo caso, come in questi ultimi anni abbiamo avuto, nei permessi di costruire aumentati, nonostante la crisi edilizia che tutti abbiamo visto. Perché Riccione ha una qualificazione migliore rispetto ai comuni limitrofi? Perché ha mantenuto un mercato che altri comuni in percentuale hanno avuto in svalutazione maggiore rispetto a Riccione? Perché Riccione ha avuto questa risposta, c'è stato questo cambiamento, c'è stata questa voglia di dare risposte all'imprenditore. Volevo rispondere un attimo anche al collega Andruccioli, che a questo punto noi abbiamo una visione che è sviluppata nel tempo, proprio per quello che ho detto in questo momento. Cioè, le manifestazioni di interesse che abbiamo avuto non sono a caso. Altri comuni stanno seguendo. Noi siamo stati i primi. Noi siamo stati i primi a benedire una legge regionale che era votata in tal senso, e siamo stati i primi a partire, e le manifestazioni di interesse, ricordo, ce n'erano 21, non tutte approvate, perché non è questo, tutto quello che viene presentato lo si approva tout court, no, viene valutato. Allora questa è la visione che ha questa amministrazione. Quindi noi abbiamo quello che io dico, anche riprendendo la collega Testa, non è che abbiamo messo i 100 euro così, tanto per mettere, 100.000 così, tanto per mettere. Questa è stata una valutazione fatta dagli uffici sulla base di una programmazione e tra l'altro di una delibera regionale che ancora deve essere messa in atto. Tant'è che il collega, non so chi, ricordava che forse il 30 settembre, no? Quindi siamo ancora, collega Imola, quindi siamo ancora in una fase, no, di, chiamiamola, sperimentazione, no? Confronto fra gli uffici e il comune e l'amministrazione. In questo momento, in cui è difficile valutare anche le situazioni, si è ritenuto congruo, e questo è dipendenza degli uffici, si è ritenuto congruo questa cifra. Poi dopo, casualità vuole
che questa cifra sia uguale a quella dell'ex bombo. Va bene, però è stata una valutazione fatta dagli uffici, dove non ci sono dei parametri precisi, perché i parametri che riguardano la delibera generale, la delibera regionale, se attuati, vedrebbero delle cifre che il privato se ne scapperebbe a gambe all'aria, forse troppo elevati. Quindi vanno modulati, vanno un attimo riviste alcune situazioni. Per quanto riguarda la struttura, io non vedo che favorevole questo fabbricato, perché lo vedo, sebbene in prima linea, lo vedo come una grandissima possibilità di una struttura che è un'eccellenza. Ricordiamo che l'Hotel Corallo è un hotel a 4 stelle S e quasi 5. Quindi è una struttura di eccellenza del nostro comune. Grazie. Grazie consigliere Tonti. Ci sono altri interventi? Consigliere Del Bianco. È l'intervento principale? Sì, l'intervento principale. Non voglio ridire quello che già fu il nostro pensiero quando si parlava delle quelle che citava adesso consigliere Tonti, manifestazioni di interesse. Io dissi ben venga, perché in qualche maniera dovevamo muovere questo terreno infangato che è la risultante di anni di crisi dell'immobiliare, eccetera, eccetera. Sono cambiate le logiche che ne muovono gli investimenti, perché venuta meno la bolla del credito, eccetera, eccetera, si è capito che una struttura vale se funziona, non vale perché ha un piano in più. Io lo definisco brutalmente: un albergo è un capannone sul lungomare, vale se l'attività che si svolge all'interno funziona e rende, altrimenti non vale, insomma, è un mattone come un altro, poi varrà un po' di più perché sei vista mare, ma tale è. È qui che noi fecimo un ragionamento proprio che scaturiva dal fatto, e l'unica criticità, l'unica nota che noi all'epoca rilevammo fu proprio quella di dire: ma se è vero che noi ci spostiamo, come ogni tanto escono i dati dall'osservatorio di Infoalberghi, che è già la seconda volta che prende in mano Riccione, dove si dice che il 75% dell'intermediato di questa piattaforma va sull'all inclusive e sulla pensione completa, quindi insomma chi non ha grandi denari da spendere, mi domandavo io in sede di dibattimento sulle manifestazioni di interesse che impatto avrebbero avuto tutte queste realizzazioni di alta qualità sul lungomare. La mia perplessità più grande era quella che soprattutto in bassa stagione ci sarebbe stato un effetto di cannibalismo. Cosa voglio dire cannibalismo? Se ho tanta offerta qualificata in più, con pochi euro compro una suite in più di una tripla e metto in difficoltà la seconda linea. Questo è un ragionamento di mismatch commerciale, perché se faccio tutti i famosi 11 o 12 interventi, cose che peraltro secondo noi a partire dai camping abbiamo assolutamente visto con favore, trovo un intervento bellissimo quello dei camping, nutro molta più perplessità sul resto, a meno che io non vada a costruire o implementare o a spingere una metamorfosi verso un modello turistico che non è quello dell'all inclusive. Quindi se questi interventi vengono realizzati perché la strategia di comunicazione, di eventi, di contenuti che mettono alla città mi portano, non quelli dell'all inclusive, ma mi portano i signori che fanno dormire colazione, per capirci, allora sì,
allora sì, ho bisogno di più camere, perché quelli sono persone con uno standing di spesa più elevata che vogliono o la suite o il mini appartamento. Se no io rischio di mettere in conflitto la prima linea super qualificata, bellissima, che io sono contento di vedere, con gli altri. Poi c'è la selezione della specie, siamo nella giungla, qualcuno chiuderà, probabilmente più di quelli che ci si aspetta, ma questo è un mio pensiero. Ma questo è un mio pensiero. Al di là di questo impatto, che non è relativo all'intervento del Corallo, ma è una visione di insieme, ma che dispiegherà questo effetto fra 5-6 anni. Qui adesso sono le chiacchiere di Del Bianco, ma fra 5-6 anni, se io avrò 500-600 posti, alloggi, suite junior, chiamatele come volete, avrò un impatto che si incomincerà a vedere sul resto del tessuto. Adesso sono chiacchiere, poi vedremo se magari in questi 5-6 anni o in questi anni che ci aspettano riusciremo ad andare verso quella mutazione che io sposerei alla grandissima, perché purtroppo, lo ribadisco, il pubblico dell'All Inclusive e le famiglie pretendono chiaramente, dal loro punto di vista, c'è il consumatore e il venditore, c'è asimmetria di interessi, io voglio di più spendendo sempre uguale, e quindi i margini poi per chi offre scendono. Infatti poi troviamo sti giorni sugli articoli di giornali gli operatori che fanno fatica a trovare personale dipendente, per forza. Con quel tipo di turismo non hai marginalità, non avendo marginalità non puoi pagare il tuo dipendente, non puoi pagare il tuo dipendente, lui non vede quella professione come una professione che gli può dare una qualificazione, ed è un processo che non è virtuoso ma al contrario. Tornando a bomba sul Corallo, invece io ritengo che lì, al di là della qualità del manufatto, al di là che l'imprenditore andrà a riqualificare le sue due strutture, ben venga assolutamente. Io non ero presente nella commissione specifica del Corallo, ma ero ben presente nella commissione dell'Aquila d'Oro e del Bombo. E io feci personalmente, poi si aprì un dibattito su questo tema, io feci la domanda al dirigente, dottor Foschi, dove chiesi come si era divenuti a questa cifra. Io non lo so se per leggerezza, per forse no, non so per quale motivo. Lui mi disse seraficamente: no, Del Bianco, c'è un sistema di calcolo, uno specchietto con il quale si arriva a queste cifre. Alla fine, la faccio semplice, i ricavi, cioè i valori economici finali, meno tutto ciò che è comparto e che è riguardante i costi, produce un profitto, una rivalutazione. Metà è di competenza dell'imprenditore, giustamente, metà dovrebbe identificare il contributo. Ora, siccome purtroppo un capitolato lavori non può avvenire, è difficilissimo che vengano due numeri pari, io feci una domanda ingenua, premetto che non sono esperto del settore, e dissi: ma 100.000 euro è fatica, come fa ad arrivare a una cifra tonda? Lui mi disse: eh no, ma c'è la formuletta allegata. E tu, vabbè, non l'avrò vista sta formuletta allegata. Mi arriva la questione Corallo e cerco la formuletta allegata. Non c'è neanche stavolta la formuletta allegata. E viene sempre 100.000 euro, tra la miseria, la più facile vincere Super Enalotto. E allora scopriamo che in realtà c'è, come diceva, si diceva prima, una negoziazione diretta. Ora qui il tema non è se è giusta l'importo, se non è giusto, se è più alto, se è più basso, se era 90, se era 102, se era 150. Certo che in una negoziazione io devo cercare di fare l'interesse del cittadino, quindi portare al punto migliore di incrocio. È chiaro che se ti chiedo 1.000.000 di euro non lo fai. Anche un bambino lo capisce. Però a noi, come dibattito, ci arriva un'operazione che non ha dei gangli discussi. Cioè non c'è stato un dibattito dove si dice: bene, se decidiamo di portare avanti interventi di questo tipo, cosa ne pensate se immaginiamo importi di questo tipo? E c'era anche una discussione, secondo me, legittima da fare in questa sede. Poi magari poteva venire anche meno, io lo dico anche nell'interesse dell'imprenditore, però io dico: chi guarda da fuori cosa vede? Cosa impara da questo dibattito? Impara che non si sa come si è addivenuti a questa cifra. Secondo me non è un bel vedere. Secondo me non è un bel vedere, ve lo dico. Tra l'altro è un regime transitorio. Se scopriamo fra
4 mesi, perché mi pare il 30 di settembre sarà il time out per l'applicazione. Se scopriamo che un intervento del genere, a norma, con tutte le funzioni legislative, con tutti i commi da rispettare, costa molto di più, ci potrebbe essere anche il cittadino che dice, beh, caspita, forse chi arriva prima meglio alloggia. Ok? Cioè, sta vicenda, ste due o tre vicende, magari adesso ne arriveranno altre due o tre, non lo so, è fumosa. Cioè, la possiamo girare come ci pare, però è fumosa. Perché se almeno avessi avuto, non so, uno straccio almeno di documento allegato, di perizie, di valutazione, un commento tecnico dei tecnici che addiveniva quella cifra, io non sono un tecnico. Non lo sono, però faccio dei ragionamenti di buon senso. Come il buon senso condividerete che ci porta a questo ragionamento. E ripeto, poteva anche venire meno per l'imprenditore. Ma questo è un ragionamento che io faccio, che va al di là del fatto che vadano fatte, è certo che vanno fatte le riqualificazioni. Ho detto prima io che il comune dovrebbe investire di più per stimolarne di più. Cos'è, dico il contrario adesso? Sicuramente sarà un intervento bellissimo, figuriamoci se l'imprenditore che conosco personalmente fa un intervento che non è bello da vedere. Cioè, questo non è neanche un argomento da trattare, però mi faccio una domanda, siamo stati tutelanti degli interessi di tutti? Boh, secondo me no. Se fermiamo i cittadini in giro per Riccione e li interroghiamo su sta cosa, che opinione ne traggono se li informiamo? Se gliela raccontiamo, cosa ne pensano? Ne usciamo bene? Boh, secondo me non ne usciamo un granché bene da un punto di vista generale della vicenda. Concluda. Ho concluso, questo era quello che volevo passare al Consiglio. Secondo me andrebbe fatta un'attenta riflessione per il futuro, soprattutto finché siamo in un regime fumoso e un po', come abbiamo detto prima, non un po', transitorio. Grazie. Grazie mille, consigliere. Consigliere Pullè. Prego, l'intervento principale? Sì, Presidente, l'intervento principale, grazie. C'è da chiarire una cosa, perché mi sembra che stiamo entrando, anche se sul tecnico, in una confusione concettuale da cui non riusciamo più a districarci. Si tendono, forse per errore, a confondere delle cose che sono diverse. Oggi noi stiamo parlando di un permesso di costruire convenzionato. Il bombo non era solo un permesso di costruire convenzionato, c'era un problema di cambio d'uso ed è una cosa diversa. Quando noi parliamo della delibera regionale 186 del 2018, che è stata più volte richiamata e che sembra quasi la centrale di tutto quello che dobbiamo discutere, è una delibera regionale che riguarderà le deroghe, le varianti e i cambi d'uso. Non si applicherebbe a questo permesso di costruire convenzionato. E allora di che cosa stiamo parlando? Continuiamo a parlare di un qualcosa che al permesso di costruire convenzionato del Corallo non è applicabile, non solo perché non è in vigore oggi, ma anche se fossimo già al primo di ottobre, quindi quando ci sarà questa delibera, diciamo, per come verrà poi scritta e rimodulata effettiva, non si sarebbe comunque applicata, perché qui siamo in un normale permesso di costruire convenzionato. Quindi attenzione quando vi addentrate sul tecnicismo a non prendere i granchi. Secondo aspetto che dobbiamo ancora evidenziare, sembrerebbe dalla discussione di questa sera, e qui noi dobbiamo fare semplicemente chiarezza, che c'è un ristorante capannoide, il Ranch, su cui noi costruiamo un grattacielo, perché ci siamo fatti delle norme, abbiamo costituito delle norme per poter fare questo. No, non è così. I 5 metri cubi su metro quadro non sono una norma di variante RUE 2016 o 2017 che ha voluto il sindaco Tosi e la maggioranza
e le due maggioranze del sindaco Tosi. È una norma che è inserita nel RUE da anni, l'aveva inserita il PD. Quindi i 5 metri cubi su metro quadro significa sopraelevare il ranch, e quella capacità edificatoria il ranch l'aveva già. Quindi noi non stiamo dicendo o non stiamo dando la possibilità di fare qualche cosa che prima non si poteva fare. Anche su questo bisogna essere un attimo chiari. È vero, a onor del vero, che si utilizza lo strumento del 20% in più del trasferimento dell'efficientamento energetico degli altri due immobili, del Corallo Madre e del Corallo Bay. Ma nella discussione di questa sera sembrava quasi che abbiamo dato noi dei permessi in deroga a qualche cosa. No, c'è un RUE, soprattutto parte del RUE che era già stato approvato da amministrazioni precedenti, che concedevano e che concedono la possibilità su quella costruzione di avere 5 metri cubi su metro quadro. Noi oggi parliamo di un permesso di costruire convenzionato, ci hanno spiegato già in commissione ampiamente perché si va, e anche il sindaco prima, perché si va a convenzionare, perché si cerca un equilibrio tra gli interessi pubblici che la collettività deve avere come ritorno e l'interesse del privato che, io dico, fortunatamente investe. Fortunatamente ci sono degli interventi di privati che investono sulla città, al di là delle manifestazioni di interesse che riguardano tutto un altro aspetto. Questo non riguarda l'aspetto delle manifestazioni di interesse, riguarda un permesso di costruire, ma un permesso di costruire che darà alla città, oltre che i 100.000 euro di contributo per diciamo, la creazione di un'opera pubblica, attenzione che anche qui è vincolata, deve essere il contributo messo su un'opera pubblica già presente sul piano triennale delle opere pubbliche. Lo sfondamento di via 19 ottobre è nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi si è deciso insieme all'investitore, all'imprenditore, di andare su quell'ammodernamento, su quella nuova asse viario. E allora io guardo ciò che è passato sui media in questi giorni, perché in fondo le fotografie sono importanti. Noi avremo un aspetto nuovo di quel lungomare che è lontano anni luce da una becera cementificazione che ci vogliono oggi fare evidenziare. Quello non è cementificare, quello è abbellire una città e migliorare una città. Nella mia idea, cementificare, scusatemi se io entro sempre in polemica, è costruire un muro di cemento. Quello è cementificare. Il costruire un albergo, residenza e ristorante al piano terra non è cementificare, è investire, è migliorare la città, nel col tempo anche allargando un passo dove se ci fosse stato un problema non si sarebbe potuto passare. Questo è fare sistema di città, non è cementificare, è migliorare la città. Grazie. Grazie consigliere Pullè. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, lascio la parola al sindaco, che è sindaco e assessore, quindi insieme a 15 minuti. Speriamo ne usi di meno. Prego, sindaco. Sicuramente, presidente. No, io ho l'obbligo, insomma, di intervenire perché alcune imprecisioni sono state dette e quindi dobbiamo necessariamente fare chiarezza. Grazie alla maggioranza già alcuni concetti e alcuni puntini sulle I sono stati posti, soprattutto sentito quest'ultimo intervento del consigliere Pullè, perché è fondamentale, consigliere Ubaldi, che si ricordi. Il permesso di costruire il ranch ce l'aveva, forse qualcosa è sfuggito. E anche quando io, ai tempi ormai per fortuna memorabili, facevo parte dell'opposizione, il mio voto non favorevole alla costruzione del BEI era semplicemente dato dal fatto che nasceva non da norme,
Ma no, intendevo il consigliere Imola, non da norme, ma da deroghe. Io quello che ho sempre combattuto, e da lì sono partite le varianti urbanistiche, è che io voglio regole uguali per tutte. Quindi è giusto che nell'ambito di uno strumento, poi nella discussione per l'elaborazione della variante piuttosto che per l'approvazione della stessa, il dibattito e anche lo scontro politico ben venga, ma una volta che si è arrivato al punto che la variante è diventato RUE e che quindi è diventato norma, vale per tutti. Quello invece con il quale nacque il BEI era una deroga ad personam. Quella è una cosa che in urbanistica non bisogna fare. Ed è esattamente il contrario di ciò che noi stiamo facendo con tutte le varianti urbanistiche che ci siamo permessi. Sicuramente è il lavoro di più, sicuramente è un lavoro più lungo, però almeno oggi tutti possono intervenire con quelle norme, senza distinzione. E quando ci siamo messi a lavorare sul ranch, sulla proposta del privato, il ranch è un terreno edificabile. Questa è una cosa che forse sfugge. Quel terreno già produce una sua capacità, che è appunto quello sviluppo dei 5 metri cubi su metro quadro. Quello lo traduce da sempre, cioè dalla variante a RUE, con il quale sono state inserite quelle famose deroghe in norma finalmente. Quindi quella capacità ce l'ha. E io capisco, l'ho usato tante volte anch'io, il cemento, il grattacielo, fa scena nell'opposizione. Ma oggi bisogna essere però onesti. Cioè, abbiamo una riqualificazione e abbiamo servizi. Quello che è stato sottolineato da tutti gli interventi della maggioranza, per i quali li ringrazio. Noi dobbiamo avere la forza, proprio perché il target al quale dobbiamo dare una risposta deve assolutamente alzarsi, dobbiamo avere la forza di offrire un servizio migliore, un servizio anche diciamo più rispondente all'attualità. Poi ci indovineremo, non ci indovineremo, certamente non stando fermo ci indovineremo. E quindi noi siamo quelli, insomma l'abbiamo sempre detto, che vogliono dare un'opportunità che deve essere data per tutti, è un'opportunità che permetta per l'appunto di ampliare l'offerta turistica e dare una risposta più piuttosto che una risposta in meno. Su questo insomma io credo che ormai questa maggioranza abbia dato tutte le documentazioni del caso, su questo ci siamo mossi, quindi su quella che era l'offerta possibile in termini di qualità e soprattutto su quello che era la sostenibilità dell'investimento. Del Bianco lo ha sottolineato, l'investitore, quindi il privato, l'imprenditore investe se i numeri girano e i numeri sono corretti in termini di quella che è l'offerta. Anche io, anche se cruda, sono dello stesso avviso che anche l'albergo in prima linea è un buon capannone e che la differenza la fa solo ed esclusivamente la gestione e l'offerta che c'è all'interno, altrimenti è sì un bel mattone visto mare, le ripeto tutte le parole, sono d'accordissimo, ma non è altro. E noi non abbiamo bisogno di fare mattoni vista mare, abbiamo bisogno insieme di fare e riqualificare il nostro prodotto. E credo che con questa opportunità, che è un permesso di costruire convenzionato, quindi un permesso che entra nel Consiglio Comunale, ma non necessita né di modifiche, né di varianti, né di deroghe, è solo una modalità particolare con il quale il permesso di costruire viene ad essere rilasciato, perché c'è una servitù e perché c'è un contributo di solidarietà, altrimenti non sarebbe neppure passato, perché c'è una richiesta da parte nostra di andare ad ottenere una servitù, che lì in quel punto di specie, andate a vedere nel particolare, oggi non ci passa una persona a piedi e quindi è un punto particolarmente pericoloso, oltre che non assolutamente accessibile in maniera corretta. Oggi, per fortuna, abbiamo avuto la possibilità di disquisire, ben venga, di controbattere su un punto di riqualificazione della nostra città. Credetemi, non era così. E quindi anche questo è un passo in avanti nel fare urbanistica insieme e nel regalare sviluppo alla nostra città. Grazie. Grazie, Sindaco. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Ubaldi. Sì, grazie Presidente. Da Buontoro stasera è vestita minuti, di rosso. No, beh, ma pensavo di essere stato molto chiaro, ma ribadisco alcuni concetti.
Io non parlo di cementificazione perché fa scena o quant'altro, io parlo di cementificazione perché lo ha ripetuto da sola mentre mi stava dicendo questa cosa. Dipende che tipo di incubatore noi facciamo. Io quando parlo di contributo non congruo è perché con un contributo di 100.000 euro, una rotonda, scusa, 19 ottobre, quello che sia, stiamo parlando di niente, confronto al potenziale economico di sviluppo di quel comparto edilizio. Perché quando io dico non congruo è perché se quella è una struttura ricettiva di altissimo livello, io dico solo sì. Io in tutte le occasioni ragiono da imprenditore, piccolo che sono, ragiono da imprenditore. Quindi io quando vedo un piano di sviluppo come quello mentalmente dico giusto, poi è normale che se mi ritrovo una palazzina davanti al mare non ti dico che la amo tantissimo perché poi la vista mare piace un po' a tutti. Ma non stiamo parlando tanto del metodo, della metodica, del regolamento. Io ho fatto due premesse, il regolamento lo prevede, quella cosa si può fare, perfetto che sia stato cambiato lo scorso anno, modificato, gli strumenti si devono modificare a seconda del mercato e a me va benissimo. Io sto parlando solo di tutela di pubblico interesse. Quando parlo di tutela di pubblico interesse, se quella è una struttura ricettiva, io ti dico sì anche se non è congruo. Anche se non lo reputo congruo, dico sì. Ma come si tutela nel caso in cui un giorno uno voglia vendere quegli appartamenti? Il comune deve mettere delle postille che nel caso in cui quelli lì diventano appartamenti di vendita, deve incassare altri oneri. È così che funziona in una tutela di un pubblico interesse. È la verità. Perché se io, ripeto, la ragiono con vista imprenditoriale, dico bene l'incentivo, bene sgravare un po' di oneri a chi vuole costruire, a chi vuole fare, perché è un incentivo anche agli imprenditori che vengono da fuori, non solo quelli che abbiamo in casa. Concludo. Ma, certo, cos'è, meno di 2 minuti? 2 minuti. Cavolo. Vabbè, lo stesso. Comunque, il mio, in linea con quello che stavo dicendo, malgrado tutto, non è un parere contrario, se lo annoti, è un parere di astensione solo ed esclusivamente perché vedo un'incompletezza nella gestione di questo comparto, punto. Grazie consigliere Ubaldi. Consigliere Gobbi, 2 minuti. E grazie Presidente, ma solo perché secondo me si rischia di andare fuori tema, perché cioè, noi siamo assolutamente favorevoli se c'è una riqualificazione turistica della città dove si creano posti di lavoro e dove si ottempera l'interesse pubblico della comunità, quindi di Riccione e di riccionesi. Ma io, quindi, se l'Hotel Corallo in questo caso faceva tutto ricettivo, faceva tutte suite, ma ben venga. Scusate, riqualificavamo, davamo opportunità di essere più attrattivi nei confronti dei turisti e il cerchio si chiudeva meravigliosamente, ma io non capisco perché gli dobbiamo far fare 4-5 piani, non so quanto vengono precisamente, di appartamenti, che poi possono vendere. Questa è una domanda che io francamente non ho risposte, non vedo l'interesse pubblico in questo. E questa è la cosa che stona in tutta la delibera, perché nessuno parla o dice che non va bene riqualificare Riccione, ma magari siamo tutti d'accordo su questo. Io non capisco perché il signor imprenditore, che stavolta si chiama X, un'altra volta si può chiamare Y, può fare degli appartamenti di cui tutti qui sappiamo il valore a metro quadro, sul lungomare in prima fila, e poi venderle al pubblico. È questo che mi fa dire che non va bene questa pratica. Grazie consigliere. Ci sono consigliere Carbonari. Sì, io voglio semplicemente riprendere diciamo le parole del consigliere Del Bianco e anche quello che hanno appena esposto i colleghi consiglieri Gobbi e Ubaldi, e nel senso che noi non vediamo con sfavore questo intervento, anzi ben venga la riqualificazione, ben venga miglioramento della struttura, quindi anche dell'offerta commerciale. Quello che però non ci convince, anche in coerenza di quello che poi abbiamo sostenuto e votato anche in sede di votazione delle pratiche Bombo e Aquila d'Oro, è il fatto che comunque questo contributo di solidarietà, così è stato chiamato, è stato calcolato sulla base di direttive che a noi non sono ben chiare. Non siamo riusciti a chiarirci comunque i dubbi che
avevo comunque chiesto anche in commissione, ho cercato comunque di chiarirmi le idee sulla base della normativa, ma non me li sono chiariti. E soprattutto contestiamo, tra virgolette, un po' il procedimento a cui si è addivenuti a questo contributo. E per questo voteremo negativamente. Chiedevo consenso perché non ci eravamo consultati prima. Grazie. Silenzio, consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non c'è problema, non la picchiamo per questo. Non essendoci altre dichiarazioni di voto, poniamo in votazione il permesso di costruire convenzionato della società Corallo. Consiglieri, prego, potete votare. Con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità, quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Consigliere Andrucci non ha votato? Ripetiamo la votazione un attimo che Marino ci resetta. Di nuovo, consiglieri, potete votare. Tutto a buon fine. Con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Regolamento per l'esercizio delle attività accessorie degli stabilimenti balneari e nei bar e ristoranti presenti sull'Arenile. Proponente l'assessore Elena Raffaelli. Prego, assessore. Vediamo, no, aspetti un secondino che si accende da solo. È miracoloso. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A qualche anno dalla sua introduzione, al fine di attualizzare, riqualificare ed anche estendere l'offerta turistica, questa amministrazione ha scelto di inserire alcune integrazioni al regolamento delle attività accessorie sia negli stabilimenti balneari sia nelle attività di bar-ristorante, dopo aver incontrato le rispettive categorie interessate. A seguire alcune delle novità introdotte, ogni pubblico esercizio può concludere accordi con un massimo di 4 stabilimenti. Il diritto di iniziativa contrattuale è in capo sia al bagnino sia al chioschista. Gli stabilimenti balneari potranno svolgere 10 serate di intrattenimenti musicali e alcune modifiche sono state introdotte anche negli orari stessi degli intrattenimenti musicali per uniformarli al resto della città. E quindi nei giorni feriali le attività musicali si concluderanno a 00:30, nei giorni festivi a 1:00. Per quello che riguarda invece l'area del Marano, nei giorni feriali gli intrattenimenti musicali si concluderanno all'1:30, nei giorni festivi alle 14:30. Questa è un po' la sostanza delle sollecitazioni e delle osservazioni che ci sono venute, che ci sono state rappresentate dalle rispettive categorie e che abbiamo inserito ad integrazione del regolamento sulle attività accessorie per migliorare l'offerta turistica e per vivere meglio la spiaggia sia da parte dei nostri operatori sia da parte dei turisti. Grazie. Grazie assessore. Consiglieri, a voi la parola. Non essendoci interventi da parte dei consiglieri, consigliere Maiolino, ce n'è 4-5, l'ha provati tutti, alla fine ci siamo riusciti. Ci sono riuscita. Grazie. Buonasera a tutti. Questa sera, come ha anticipato l'assessore, approviamo alcune modifiche al regolamento per l'esercizio delle attività accessorie degli stabilimenti balneari e nei bar. Queste modifiche sono il frutto appunto dei desiderata delle categorie, di tutte le categorie che questa amministrazione ha voluto raccogliere, appunto raccogliere le sollecitazioni per cercare di offrire una proposta turistica sempre più adatta alla domanda.
e soprattutto per cercare di rendere sempre più, offrire sempre più un prodotto di qualità. Sintetizzando quelle che sono appunto le modifiche che andiamo ad approvare questa sera, diciamo che diamo più disponibilità all'apertura dei Ciringhito sulle passeggiata, previo ovviamente permesso di costruire, autorizzazione alla autorizzazione paesaggistica, la sismica e la sanatoria. Discipliniamo in maniera più precisa e puntuale il diritto di prelazione che viene riconosciuto anche ai chioschisti. E precisiamo che il riconoscimento del diritto di iniziativa contrattuale viene riconosciuto sia ai bagnini che ai chioschizzi, dando ad entrambi la stessa possibilità di poter fare impresa e far turismo. Regolamentiamo la musica nei chioschi uniformandola a tutti gli orari in tutta la città. Accogliamo la richiesta degli stabilimenti balneari di aumentare le feste in spiaggia fino ad un massimo di 10 feste al mese, lasciando anche in questo caso libertà agli imprenditori di organizzare le feste in base alle esigenze e alle loro esigenze. E nella sostanza diciamo che queste modifiche, questo regolamento che, come abbiamo più volte sottolineato, sono sempre modificabili, quindi questo vuol dire che alla fine di questa stagione le parti si risiederanno al tavolo e individueranno diciamo la formula più adatta alla fattispecie, perché per cercare in qualche modo di incentivare sempre più i bagnini e i chioschisti a far squadra e a far sì che le nostre spiagge diventino sempre più competitive per il resto del mondo. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Boschetti, l'intervento principale? Sì, Presidente, grazie. Prego. Ma io volevo partire un po' da quello che è l'esperienza di mia mamma. Da sempre è una grandissima viaggiatrice e ogni volta che torna a casa ovviamente riunisce noi tre sorelle per raccontarci un po' quella che è stata la sua esperienza di viaggio e ogni volta si sofferma a puntualizzare quelli che sono stati i servizi che le hanno offerto all'interno dei suoi viaggi, cioè dove si è trovata nelle varie località, pur essendo località magnifiche, caraibiche, tutto quello che si vuole, ma lei ogni volta porta a casa soprattutto l'esperienza di quelli che sono i servizi. Sai, ci hanno portato il cocktail, eravamo stesi sul lettino, ci hanno portato il cocktail in riva al mare, c'era il Ciringhito lì a portata di mano e ogni volta potevamo andare a bere tutte le, insomma, senza problemi e senza, con molta rilassatezza. Cioè, quindi voglio dire, questo per far capire che oggi come oggi al turista interessa in modo particolare quello che è il servizio, cioè sta diventando il bene primario da un punto di vista turistico. E quindi noi a Riccione abbiamo capito in questi anni che eravamo un passo indietro rispetto al resto del mondo. Il mondo è fuori anche da Riccione. Dobbiamo smetterla probabilmente di pensare sempre e solo al nostro perimetro, soprattutto quello proprio all'interno delle nostre attività, e cominciare a cercare di fare rete, di poter dialogare in maniera serena e costruttiva, come auspica questo regolamento, tra bagnini e bar di spiaggia, e poter creare insieme veramente un servizio di eccellenza, di qualità, che sono poi le cose appunto che i turisti portano a casa come esperienza da raccontare, da tramandare. E quindi a maggior ragione dobbiamo impegnarci a far sì che questo regolamento possa trovare sempre più corpo e importanza. E soprattutto dobbiamo avere il coraggio di portarlo, di far sì che diventi veramente un potere di iniziativa da parte degli imprenditori. È importante anche ricordare
Comunque, che questo è un regolamento comunale e come ogni regolamento comunale ha comunque gli viene data l'opportunità di essere successivamente modificato. Siamo comunque vada, questa è un'amministrazione che in questi anni ha dimostrato ampiamente di avere disponibilità di dialogo, disponibilità di ascolto e di recepire comunque vada quelli che sono i desiderata o le puntualizzazioni dei vari delle varie categorie, di farne tesoro e di metterle in pratica successivamente. Quindi a maggior ragione quello che oggi si propone poi non è detto che successivamente potrà comunque essere ci si potrà intervenire successivamente, ecco. Quindi io auspico veramente che il regolamento dei Ciringhiti una volta per tutte possa trovare una serenità affiliazione tra i bagnini e i bar di spiaggia e possano cominciare a lavorare in maniera serena, puntuale e precisa a favore dei turisti. Grazie. Grazie consigliere Boschetti. Consigliere Del Bianco. Prego, 10 minuti. Ma allora, intanto, come tutti i regolamenti, poi chiaramente nasce come un esperimento, giustamente perché poi i tempi cambiano e cambiano i punti di caduta, i punti di vista, il nostro modello di turismo, il modello di famiglia cambia e bisogna anche adeguarsi. Io non è una novità se dico che sono favorevole a che soprattutto si ritrovi anche quella qualità di vita sociale e quei contenuti che vanno al di là di quella che è la classica balneazione, perché Riccione, venendo dai fasti da cui veniva, ha bisogno di ricambiarsi d'abito, di ricambiarsi d'immagine. Tant'è vero che io mi ricordo una delle prime i primi così incontri che feci nella campagna elettorale, parlando con i bagnini, qua ne vedo alcuni, dissi mi piacerebbe un domani che, se la motivazione di viaggio che porta delle persone a Riccione è quella di vivere alla spiaggia, quindi anche oltre per esempio l'orario canonico del sole, che magari si riuscisse anche ad evolvere come categoria per addirittura vendere la spiaggia, usai queste parole, prima al turista, prima che lui compri l'albergo, perché ci sarebbe un po' l'inversione dell'onere della prova, perché se io sono un turista, un ospite, che per me principalmente la cosa importante è la spiaggia, perché no, oggi con le tecnologie posso arrivare anche a far acquistare la brandina, passatemi il termine brutale, dal salotto di Milano prima di comprare l'albergo, perché no? Penso che sia attendere un'evoluzione, quindi il fatto di poterci mettere contenuti come questi, io non ci ho mai visto nulla di male. Pur vero però che c'è questo dibattito, che pare anche di vedere dalle ultime note di questi giorni in seguito a questa modifica del regolamento, che mi pare che non abbia trovato una sua armonia, non si riesce a trovare quella chiave di incastro che gira la serratura senza intoppi. A me di questo sinceramente un po' dispiace, perché mi diceva mio nonno, l'acqua con le mani non la fermi, cioè voglia che ti metti lì così, però se c'è il fiume arriva, e se c'è una domanda forte di questo servizio è difficile pensare di poter normare tutto, ti devi adattare. Probabilmente questo è un regolamento che, visto da una parte, può essere più favorevole, visto da un'altra può essere meno, ma è difficile da non addetto ai lavori dire è giusto e sbagliato, è molto complesso. Io colgo con favore l'idea che si siano per esempio ampliati gli orari, soprattutto il discorso delle serate per fare anche attività, perché è assurdo che uno potesse fare una serata per esempio di musica dal vivo a settimana, pare un'assurdità. Cioè era troppo contingentato, era troppo sì quello che era, consigliere Poulet, da Politburo, così ci capiamo, no? Perché una settimana e il giorno dopo io arrivo lì che c'ho ancora voglia di sentire, e no perché una settimana, quella era comunista, questa qui è già più socialdemocratica come operazione. Poi andrà bene a tutti, non ci sarà mai un regolamento che andrà bene a tutti, l'importante è che vada, diciamo,
che almeno crei un percorso, perché nulla toglie che fra un anno, fra sei mesi, a fine estate, poi ci si possa anche tornare sopra, quindi esprimere un giudizio bianco o nero su un regolamento è sempre difficilissimo. Non perché non si voglia urtare la sensibilità di Tizio o di Caio, ma perché è difficile. Ci sono situazioni dove c'è armonia, situazioni dove non c'è armonia. Il regolamento deve tentare di evitare che si creino dei contenziosi inutili, perché tanto alla fine d'estate devono tutti lavorare e ben venga che si riqualifichi anche un'offerta serale, perché Riccione ha un bisogno tremendo. Ha un bisogno tremendo di aperture, ma mica i locali da 3.000 persone, quelli non c'è più bisogno, però di situazioni dove io possa anche trascorrere dopo cena, quant'altro, perché la vita di spiaggia come orario si è allungata tantissimo. E se questo serve anche in qualche maniera a intercettare quel turismo che non ha voglia e non ha bisogno di correre in albergo alle 7.30 per cenare, va in seno al ragionamento che ho fatto prima. Quindi non è che io dico prima bianco perché mi fa comodo dire bianco e adesso dico nero. Perché chi domanda quel servizio lì è probabilmente chi non ha pagato la pensione completa, passatemi il termine un po' brutale. Quindi è giusto questo regolamento, è sbagliato? Difficile dirlo, dovremo sperimentare un altro anno e poi verificheremo. Per adesso secondo me l'atteggiamento più sensato e più intelligente è guardare che cosa si muove in seguito. Questo era il pensiero che volevo esprimere stasera, grazie. Grazie consigliere Del Bianco. Consigliere Gobbi. Sì, grazie Presidente. Intervento principale? Sì, diciamo che condivido abbastanza gli interventi di chi mi ha preceduto, Boschetti e Del Bianco. Anch'io spesso poi, soprattutto quando mi capita di girare all'estero e faccio la comparazione del modello turistico tra la nostra località, tra Riccione e il resto del mondo, perché ormai siamo in competizione a livello globale, purtroppo ahimè 20 anni fa non era così, e noi dobbiamo adeguarci, dobbiamo stare al passo dei tempi. Io addirittura, a proposito di chi è liberale e chi no, sarei addirittura per far cenare e pranzare in spiaggia al turista, perché poi noi dobbiamo essere anche bravi e coraggiosi nel capire che cosa il turista vuole. Secondo me quando andiamo a sviluppare le nostre politiche turistiche, e in questo caso quando andiamo a ragionare e a modificare questi regolamenti, dobbiamo sempre porci dal punto di vista di ciò che vuole il nostro cliente, da ciò che vuole il turista, da ciò che vuole colui che viene a fruire quello che è ancora comunque e rimarrà sempre il primo motivo di vacanza a Riccione, cioè il mare. Il mare che oggi si è modificato parecchio, perché c'è una spiaggia da vivere il più possibile, e da questo punto di vista per fortuna mettiamo mano stasera alla castroneria che limitavamo una sola serata a settimana, perché mi sembrava quello sì davvero un provvedimento quantomeno antiliberale. È giusto dare invece la possibilità e di ampliare la possibilità a chi vuole vivere la spiaggia anche la sera e più sera la settimana di poterglielo permettere. Quello che magari si poteva forse fare meglio era una concertazione che mi pare sia mancata. Ecco, da questo punto di vista, visto che parlate di sperimentazione, io, Elena, te lo dico, a fine estate se convochi un tavolo, convoca anche un rappresentante delle opposizioni. Ma lo dico per te, perché hai più forza quando vai poi a parlare con le associazioni e perché finalmente davvero si farebbe quel procedimento e quel processo insieme di tutte le forze politiche, perché tanto quando si va a parlare di questo regolamento a me non piace cavalcare ma anche i miei colleghi non vogliamo cavalcare la protesta di uno o dell'altra associazione, non mi interessa, è stupido ed è sterile. Noi dobbiamo parlare del bene di Riccione, quando parliamo di questi regolamenti dobbiamo metterci nell'ottica di cosa è meglio per far crescere il prodotto turistico Riccione, chiaro, sempre avendo un occhio di riguardo, questo è fondamentale. Però anche in questo regolamento qua, e forse è qui che è mancata un po' di sincronia, noi dobbiamo sempre capire bene quali sono gli interessi turistici e quali sono i punti di equilibrio economico degli imprenditori che stanno sulla spiaggia, perché noi siamo comunque l'ente pubblico, dobbiamo essere al di sopra delle parti, non possiamo schierarci né con l'una né con l'altro, noi dobbiamo temperare il bene comune ma far massimizzare il profitto ai nostri imprenditori che sulla spiaggia investono, sia sono bagnini, siano essi chioschisti e tutti gli attori. Quindi da questo punto di vista mi auspico un maggior coinvolgimento, pur essendo comunque
favorevole alle modifiche che vengono messe in atto, gran parte delle modifiche che sono contenute in questo regolamento dell'Arenile. Grazie consigliere Gobbi. Consigliere Ubaldi, stasera non è mancata una. Sono tornato giovane. No, grazie Presidente. Al di là della discussione tecnica del provvedimento, potrei partire da mille aspetti. Stasera ci siamo invertiti, lei è rossa e io sto diventando liberale, nel senso che sul regolamento adottato 3 anni fa, lo stop alla musica, sono sempre stato molto contrario, non tanto per gli effetti disciplinari quanto per gli effetti comunicativi, e ho la sensazione di essermi sbagliato poco al tempo. Mi va bene concedere, dare delle deroghe di maggiorazione per chi ha voglia di fare, chi vuol fare intrattenimento e quant'altro, non casino, intrattenimento che è una cosa ben diversa. Le regole ci volevano, sono stato uno di quelli che dice che la disciplina andava data. In tutto questo, se vedo un principio libertino limitato, che darei ancora maggiormente, ma nella disciplina cercherei di essere ancora molto più elastico, sarà che girando spesso questa cosa la vedo e la amo tanto, e al tempo stesso sono uno di quelli che pensa che forse bisogna fare un passo indietro. Ok, le regole, le discipline amministrative e quant'altro, però sono convinto che ci sia un problema, e dobbiamo essere onesti nel dircelo, di coesione sociale all'interno di questo comparto di spiaggia, e parlo dei chioschisti e dei bagnini. Parlo dei chioschisti e dei bagnini perché il problema va affrontato probabilmente a monte. Un tavolo di concertazione non lo potremo fare sicuramente adesso che siamo ormai a stagione per me inoltrata, per chi pensa in prospettiva, però sicuramente va preso a cuore appena finisce una stagione, non a ridosso della stessa. Appena finisce perché è un problema che non può essere risolto con una disciplina, con un proviamo a tenderci la mano, proviamo a capire. Non ha dato i suoi frutti in passato, non li sta dando adesso. I problemi ci sono, anche quelli sommersi, ci sono proprio nei rapporti interpersonali. Questa è una cosa che a me dispiace tantissimo, perché nella nostra società tutto si fonda attraverso il rapporto personale. E credo che molte volte si prevarichi, qualsiasi sia il principio che l'amministrazione o il pensiero possa adottare in maniera positiva e propositiva, alla fine il risultato purtroppo non siamo riusciti ancora a ottenerlo. Ma non è un problema di questa amministrazione, è un problema che si propaga da generazione a generazione. Io personalmente ho un'idea, ed è da applicare chiaramente, poi siete voi amministrazione, se volete, come auspicava Simone, un tavolo di confronto, ma questo siete voi che tirate le fila ed è giusto così. Però un'idea l'avrei e baserei il tutto sulla qualificazione del servizio, cioè partirei da lì. Quando si cerca un punto di incontro, a prevalere deve essere la qualificazione di un servizio. Tu che servizio dai, come lo vuoi qualificare? Allora hai una priorità, indistintamente dalle categorie. Poi ogni categoria di servizio ha chiaramente una diversificazione, cioè se io faccio il bagnino, tu fai il barista, il gestore, e quello è. Poi però i punti di incontro, se si pensa di trovarli sulla base del parlate tra voi due, micro accorpamenti e quant'altro, sono straconvinto che Rimini non cambia da Riccione, perché ho tanti amici sul riminese, tu Elena conosci bene la realtà riminese, ho tantissimi amici a Riccione, ho amici a Misano, ma il problema è lo stesso, quindi non è che cambia un'amministrazione, cambia l'altra, non esiste il problema è lì, ma per ciò che si può fare dal punto di vista amministrativo io lo andrei sicuramente a lavorare sulla qualificazione del servizio, adotterei un criterio che parte da quello. Poi dal punto di vista della disciplina, degli orari, delle deroghe e quant'altro, mi manca un tassello ed è quello relativo, continuo a parlare di intrattenimento, io non voglio il casino. Quando io parlo spesso di Ibiza, perché vado, ma io quando vado a Ibiza cerco il prodotto Ibiza, che non è lo sfascio di Playa d'Embossa, è Ibiza. Quando vengo a Riccione e voglio Riccione, io voglio una forma di intrattenimento diversificata, ma sicuramente plurima. Noi da quel punto di vista qualcosa abbiamo perso. Abbiamo perso, grazie a Dio, un mondo della discoteca che era morto 10, 15, 20 anni fa già e non l'avevamo visto, ma ci sono diverse forme di clubbing a livello europeo. Basta girare un po',
le si trova. Ecco, noi quei contenuti oggi non riusciamo molto a offrirli. Chiaramente qui l'amministrazione non può avere responsabilità, perché io quando devo dire che ci sono delle responsabilità amministrative lo dico, però sicuramente c'è bisogno di trovare dei fomentatori o gente che genera un certo tipo di intrattenimento. Anche quello, volente o nolente, dobbiamo crearcelo in casa, e a noi oggi ci manca, ma manca non solo nelle fasce più giovani, perché quello sembra banale dirlo, no, manca anche nelle fasce più grandi, che sia il locale di jazz, che sia il locale afro, che sia il locale... Questo purtroppo è una pianificazione che non può dirigere l'amministrazione, ma coordinare sicuramente sì. Ecco i due punti. Quello che mi auspico è che voi portiate avanti, continuate a portare avanti, se c'è stato un miglioramento del regolamento e quant'altro a beneficio di chi ha voglia di fare, benissimo, sono completamente d'accordo. Se però si può fare un tavolo di coordinamento che riguardi la capacità di intercettare figure che possano creare contenuti, benissimo. Se c'è la capacità di mettere al tavolo due categorie con un criterio logico di qualificazione di servizio, io auspico che siate voi a portarlo avanti e che lo portiate avanti con un criterio logico tale che a un certo punto diventi una cosa normale e naturale. Purtroppo io terrei molto a cuore questo, che è il problema secondo me più grosso, cioè è più grosso del regolamento, della disciplina, dell'orario. Noi abbiamo un problema molto più grosso, merita probabilmente un po' di attenzione in più di quella che è stata data da 15 anni a questa parte, così almeno apro la forbice, però tenetevelo a cuore, perché credo che il problema proprio parta da lì, non sia l'ultimo aspetto. Grazie. Grazie consigliere Baldi. Ci sono altri interventi? Ora, prima di passare la parola al sindaco per le conclusioni, regolamento è un emendamento tecnico degli uffici che cito così. Nel formulato articolo 3.1 dell'allegato regolamento ci chiede di sostituire le parole anche a mare della passeggiata con le parole sulla passeggiata. Essendo un emendamento tecnico, al parere del dirigente favorevole e parere del dirigente Farinelli per quanto riguarda attività economiche, non dovuto. E quindi lascio ora la parola al sindaco, se non vuole intervenire l'assessore. Prego, sindaco. Sì, io due parole credo che debbano essere dette. Prima di tutto, perché credo che forse si va a sminuire, ma questa sera abbiamo l'opportunità di modificare un regolamento che precedentemente non avevamo. E questo già è un dato di fatto. Ricordate come abbiamo scardinato nella ultima variante al piano di spiaggia, togliendo il regolamento delle attività accessorie all'arenile da un piano urbanistico. Okay? E quindi un piano che nulla aveva a che fare con le attività, ma soprattutto con la modalità con la quale, giustamente avete sottolineato tutti, le attività hanno bisogno di risposte, e quindi non si facevano modifiche al regolamento perché dovevano passare per tutti i crismi e i canonici passaggi della variante urbanistica, cosa che era fuori dal mondo, come si suol dire. Quindi già questo secondo me è averci restituito uno strumento che, come vedete, necessita semplicemente di un passaggio in consiglio comunale per essere attualizzato, perché per fortuna cambiamo noi, cambiano le abitudini, cambia anche la necessità di dare le risposte, e credo che tornare in consiglio comunale ogni qualvolta vi sia la necessità di poter approntare una migliore opportunità, una migliore risposta, sia sacrosanto da parte di un'amministrazione, ancora di più da parte di un consiglio comunale. Quindi questo è un punto fermo e importante, perché bisogna anche restituire agli strumenti il loro ruolo e soprattutto la loro chiave per entrare, per l'appunto, nelle attività e a pro delle attività. Dopodiché è un regolamento e come tale sempre la sintesi di più interessi, è sempre la sintesi di più posizioni, ed è appunto quel tentativo di porre una disciplina nell'ambito di una zona della città che, come sappiamo, è una zona particolare, ma perché è quella che è prima di tutto chiamata a rispondere a quella miriade di servizi che finalmente
possiamo accogliere e ai quali possiamo dare una risposta. Perché per anni siamo stati fermi, impalati, senza dare le opportunità a tutti. Altro privilegio del regolamento, perché il regolamento disciplina e pone norme a favore di tutti, quindi senza distinzione, senza appunto quel riconoscimento ad personam. Quindi io credo che questa sia una bella opportunità dove, anche se non è la perfezione, è un passo in avanti, è un passo in avanti verso la qualità sempre, perché oggi, ahimè, consigliere Ubaldi, oggi senza qualità non c'è una richiesta, non c'è un servizio. E credetemi che noi abbiamo di fronte turisti che proprio non sono neanche più quelli di 15 anni fa, che dettano loro la regola del fare questo tipo di attività, che ha una velocità molto più elevata, molte volte anche della nostra stessa, nell'approntare gli strumenti. E oggi solo la qualità vince. Quindi non c'è altro parametro per il quale questa amministrazione può rispondere ad una richiesta che arriva dagli operatori. Se poi sono operatori che lavorano sul demanio o operatori che lavorano in città, sempre lo stesso identico ascolto avranno da parte di questa amministrazione, che è quella che, come avete ben capito, vuole dare risposte e opportunità. Poi ci siamo già detti in più di un'occasione che a settembre, a chiusura della stagione, come dobbiamo prendere l'abitudine di fare sempre con i regolamenti che guardano la parte turistica della città, faremo il nostro bilancio di come sono andate le attività e di che cosa bisogna migliorare per far sì che si sia sempre di più competitivi nell'ambito dell'attività turistica. Quella è la nostra mira e noi non facciamo i paceri, consigliere Del Bianco. Noi non dobbiamo fare l'equilibristi e non dobbiamo neanche fare quelli che hanno il bilancino in mano. Noi dobbiamo essere capaci, e mi avete spronato prima con una veemenza non indifferenza, di avere visione, e noi la visione l'abbiamo molto chiara. Noi vogliamo assolutamente riqualificare il prodotto Riccione e vogliamo per l'appunto che si sia sempre in prima fila in quella che è la richiesta di turismo in questa costa. Grazie. Grazie signor Sindaco. Ci sono delle dichiarazioni di voto a questo punto? Non essendoci delle dichiarazioni di voto, pongo in votazione prima l'emendamento. Quindi, consiglieri, potete votare l'emendamento. Mi ero illuso. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario, 7 astenuti, l'emendamento è stato votato favorevolmente. Ora votiamo il regolamento così emendato, consiglieri. Quindi di nuovo, consiglieri. Di nuovo ancora no. Di nuovo, consiglieri, potete votare. Fammi guarda. È perché hanno sbagliato. Scusate. Con 16 voti favorevoli e nessun contrario, 7 astenuti, il regolamento è stato approvato. Ora il regolamento richiede l'immediata eseguibilità nella parte dispositiva, quindi di nuovo, consiglieri, possiamo votare. Col medesimo risultato, 16 voti favorevoli, nessun contrario, 7 astenuti, il regolamento è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Dichiaro concluso il Consiglio Comunale alle ore 22:38. Consiglieri, togliete le tessere, buona Pasqua a tutti.